diciamo, dei servizi istituzionali. Allora, per quanto riguarda il Ministero, l'avvocato Fernice è già sceso alle 10, ma ci sembrava un po' presto per poterlo far parlare, quindi ritornerà, cioè il professore ritornerà fra qualche minuto. Siamo in attesa del direttore generale di ISPRA, nel frattempo però abbiamo il rappresentante del Comitato EMAS Italia, che è il dottor Ibi, che sta qui accanto a me, perché voi sapete che la giornata oggi è organizzata tra ISPRA e il Comitato EMAS Italia, nonché il Ministero dell'Ambiente, visto che ci ha dato la possibilità di fare questa giornata nell'auditorium. Quindi io poi, dopo i saluti istituzionali, farò una breve introduzione di quello che è la giornata, però ripeto, visto che abbiamo i tempi abbastanza stretti, direi di do la parola a Vinci in rappresentanza del Comitato della Massa Italia. Grazie Vincenzo, buongiorno a tutti. Io molto rapidamente vorrei soltanto, diciamo, richiamare l'importanza che il tema della certificazione ambientale, in particolare quella relativa al possesso di un sistema di gestione ambientale come EMAS, ha innanzitutto in generale per i problemi che devono affrontare gli enti locali, ma in particolare per, diciamo, l'importanza strategica che proprio gli enti locali, in particolare i comuni, possono e devono avere nell'ambito che appunto gli enti locali possono avere nell'ambito delle strategie complessive come paese ci troviamo ad affrontare. Ricordo soltanto schematicamente alcune di queste. Noi come paese abbiamo firmato l'accordo a Parigi che prevede un impegno rilevantissimo per la riduzione delle emissioni di gas serra. C'è in questa fase l'applicazione della strategia sull'economia circolare, dove anche qui sono previsti impegni rilevanti. Ci sono azioni in ballo che altre forse sono importanti, ma anche qui rilevanti. In particolare ricordo i contenuti della legge 221/2015, il cosiddetto collegato ambientale, dove si prevedono degli impegni rilevanti, tra cui per esempio si prevede l'adozione di un piano nazionale d'azione sul consumo e produzione sostenibile. Ebbene, in questo quadro gli enti locali, soprattutto i comuni, possono avere, diciamo, e devono avere un ruolo rilevantissimo, insomma, nell'ambito proprio delle cose che vanno fatte. Penso ai temi che riguardano la mobilità sostenibile, l'efficienza energetica di edifici, la gestione dei rifiuti o, ultima ma non meno importante, il tema dell'implementazione degli acquisti verdi nelle pratiche di acquisto della pubblica amministrazione. E quindi è evidente che l'avere un sistema di gestione ambientale certificato come EMAS permette una, diciamo, gestione e una programmazione delle azioni e degli interventi organica e, diciamo, ben definita e ben organizzata. Ultima cosa, diciamo che le norme cercano anche di, diciamo, in qualche modo tener conto di questo nel avvantaggiare coloro che si dotano di questi strumenti. Per esempio, la citata legge 225 prevede che il possesso di sistemi di gestione ambientale certificati sia un elemento, come dire, di agevolazione nelle graduatorie per ricevere finanziamenti, sia nazionali che comunitari e così via. Per cui è, ripeto, particolarmente significativo e importante che i comuni e i soggetti che in qualche modo direttamente o indirettamente dipendono da loro abbiano a disposizione uno strumento come EMAS. Io penso di non avere nulla da dire, null'altro da dire per, diciamo, dare il via a questa giornata. Naturalmente
sono molto, diciamo, contento di poter confrontarmi con i rappresentanti dei comuni che sono qui oggi. Grazie Riccardo. Salutiamo il direttore generale di ISPA, dottor Laporta, che ci ha raggiunto in questo momento. Gli passo subito la parola, così evitiamo di perdere ancora tempo. Sì, buongiorno, così evitiamo di perdere tempo, fa subito l'intervento e ci lascia lavorare. Allora, sono io che intanto vi do il buongiorno e ringrazio veramente i colleghi del Ministero dell'Ambiente per l'ospitalità che ci hanno concesso mettendoci a disposizione questo auditorium che ormai sta diventando sempre di più per varie ragioni il centro anche delle nostre iniziative di presentazione di documenti tecnico-scientifici o, come nel caso di oggi, di workshop che abbinano una parte tecnica, una parte strettamente di conoscenza e una parte più strettamente operativa. E chiaramente un ringraziamento che faccio subito ai colleghi di ISPRA, del servizio CER, in particolare del settore EMAS. Qui c'è il collega Parrini che da qualche tempo ormai lo dirige questo settore in maniera proficua, e anche i colleghi degli altri servizi e settori dell'ISPRA che oggi sono qui e che hanno collaborato e che collaborano alla organizzazione e alla realizzazione di questo evento. Io vengo qui dalla Regione Lazio, quindi insomma scusate per il ritardo, ero abbastanza vicino e come sempre accade quando uno è molto vicino si protrae un po' l'appuntamento precedente, cioè tanto arrivo presto, poi ovviamente ho accumulato un po' di ritardo, però sia ieri pensando al convegno di oggi, sia stamattina mi chiedevo se per esempio 4-5 anni fa questo workshop sarebbe stato possibile. E probabilmente la risposta è che 4-5 anni fa non saremmo stati in grado oggi di discutere in questo modo, in questa maniera, di questa tematica, perché è uno di quegli argomenti o di quelle tematiche che anno dopo anno si sta affermando come una tematica realmente importante, realmente impattante nella vita amministrativa e non solo delle realtà locali. E noi questo lo vediamo perché registriamo una consapevolezza sempre più stretta di interazione tra elemento umano, attività produttive e gli effetti che questi elementi producono sull'ambiente. E questo è un concetto che ormai fa parte, direi si è radicato bene nella consapevolezza non solo di noi pubblici funzionari e non solo degli amministratori locali, ma anche e soprattutto direi dei cittadini, nei quali registriamo un aumento sempre maggiore di questa sensibilità ambientale che a volte, diciamo, supera, anzi nella gran parte dei casi, una sensibilità ambientale che supera sia la dinamica politico-istituzionale sia anche a volte la dinamica amministrativa. E quindi ci accorgiamo anche dal nostro punto di vista di Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale di come sia aumentata la richiesta da parte dei cittadini di un coinvolgimento sempre più fattivo nei processi decisionali che riguardano da un lato la protezione dell'ambiente e dall'altro, in maniera direi riflessa, la salute dei cittadini stessi, che chiedono quindi di partecipare e di fornire il loro contributo. E quindi in questo senso credo che il ruolo degli enti locali sia un ruolo che trovi un'esplicazione e direi ancora di più una esaltazione in questo rapporto privilegiato che c'è tra cittadino ed ente locale di riferimento, no? Che costituisce la prima istanza e forse anche quella che fornisce le risposte immediate ai bisogni della cittadinanza. La normativa nazionale ha introdotto anche, diciamo, per gli enti locali, non da oggi questo, concetti di efficienza interna, di efficacia nella gestione del territorio, anche per favorire un cambiamento culturale. Oggi, direi, sto per dare un elemento scontato, la pubblica amministrazione nella definizione delle politiche territoriali non può fare a meno di prendere a riferimento e confrontarsi con gli aspetti di carattere ambientale, con le criticità, che però al tempo stesso rappresentano anche opportunità. Adesso noi la settimana prossima alla fine di questa settimana abbiamo un turno di amministrative, leggevo su un giornale che
che uno dei parametri su cui si misura la capacità di un candidato per il governo del paese è la capacità appunto di confrontarsi con i temi ambientali in generale, quindi questo è a testimonianza di quanto le politiche ambientali incidano rispetto al tessuto sociale e anche istituzionale del paese. E quindi la certificazione ambientale, in particolare l'applicazione del regolamento EMAS, offre l'opportunità per gli enti locali di coniugare gli aspetti di efficienza e di efficacia utilizzando uno strumento concreto per la definizione di percorsi concreti anch'essi nell'ottica dello sviluppo sostenibile. Finora, e questo diciamo è un dato che va a nostro merito, nel contesto dell'Unione Europea il nostro paese ha saputo cogliere questa opportunità, e ne prova il fatto che l'Italia è divenuta in brevissimo tempo il paese leader per numero di registrazioni di enti pubblici, in particolare di amministrazioni comunali, anche se, e questo credo che sia uno dei temi che dibatterete oggi, negli ultimi due anni abbiamo registrato difficoltà di carattere economico, mancati ritorni, riconoscimenti da parte degli enti pubblici che hanno poi determinato una leggera flessione nel numero di registrazioni. L'esperienza del nostro paese è un'esperienza che ha dimostrato lo sforzo profuso dalle amministrazioni e dagli enti locali relativamente all'efficienza interna, e sono emersi con chiarezza i vantaggi che derivano dall'applicazione dello strumento EMAS anche in termini di miglioramento gestionale dovuto a un fatto che è quasi in automatico, cioè tramite l'applicazione del regolamento si arriva comunque a conoscere meglio i settori e le attività dell'ente, si arriva a diffondere questa conoscenza all'interno degli enti locali e anche ad ottenere, è stato dimostrato, dei risparmi economici legati a un uso più efficiente delle risorse e anche a ottenere un miglioramento d'immagine verso l'esterno dell'ente. Ma a differenza delle imprese private o delle imprese che hanno scopo di lucro, che operano appunto nel privato, lo scopo dell'adesione ad EMAS da parte di un ente pubblico non può essere semplicemente legato a una valutazione di efficienza, ancorché apprezzabile all'interno, a un aspetto organizzativo interno, ma come dicevo prima deve essere considerato uno strumento per una migliore gestione delle politiche e non solo ambientali dell'intero territorio che l'ente locale amministra. E in questo siamo convinti che EMAS può svolgere, in grado di svolgere, un ruolo di supporto importante alla governance territoriale nelle attività, dicevo prima, di pianificazione e di programmazione che sono indispensabili per poi determinare azioni e comportamenti ambientali delle realtà produttive presenti sul territorio stesso e dei cittadini che vedono concretamente migliorare la qualità della vita, se non in generale, perlomeno su alcuni aspetti che, come dicevo prima, sono ritenuti particolarmente sensibili. Io credo che questa sia, in definitiva, l'opportunità di riflessione che il workshop odierno offre, che ha il compito di approfondire, per certi versi di rilanciare lo schema EMAS, migliorandolo se laddove è possibile, cercando di semplificarlo, di renderlo sempre più conosciuto e conoscibile da amministratori e cittadini, ma ripeto, ribadendone la valenza quale strumento di sostenibilità dei territori nella definizione delle strategie di governance, in particolare, e questo credo sia un tema che approfondirete nella discussione più avanti, attraverso l'implementazione dove esistono, la realizzazione dove ancora non esistono di reti territoriali e una partecipazione, che io auspico sia sempre più proficua, di partnership tra pubblico e privato. Credo che abbiate veramente tanti argomenti da mettere a fuoco e da approfondire, il programma dei lavori è piuttosto articolato, intenso, e quindi mi taccio immediatamente rinnovando il saluto da parte dell'Istituto a voi che partecipate a questa iniziativa, a coloro che ci stanno guardando attraverso la web television. A proposito, l'avete già data l'annuncio del liberatore? La dà adesso lui. Quindi lascio la parola immediatamente al coordinatore della tavola rotonda della mattina, che è appunto il collega Parrini dell'ISPRA, e vi faccio gli auguri di buon lavoro, aspettando dai colleghi di conoscere gli esiti del workshop di oggi. Grazie. Grazie direttore, e credo che nella anticipazione che ha dato
che sia un po' l'essenza anche della giornata, cioè quella di non solamente di rilanciare l'EMAS come strumento, ma soprattutto quello di invitare la pubblica amministrazione, che è proprio l'oggetto della giornata di oggi, a utilizzare lo strumento non solamente per gli scopi, diciamo, di natura diretta alla pubblica amministrazione, ma come strumento di governance sul territorio. Questo qui è l'argomento che andremo ad approfondire. Ringraziamo di nuovo sia il direttore generale sia Ibici per questa introduzione. Per quanto riguarda il dottor Pernice, che abbiamo ricontattato adesso, scenderà in mattinata per i saluti, e quindi di nuovo grazie alle presenze, e con loro inizieremo i lavori della fase successiva. Grazie di nuovo. Allora, allora mi ricordava il direttore generale che la giornata di oggi è anche in streaming. Perché in streaming? Perché avevamo avuto un numero abbastanza elevato per poter avere la giornata in streaming, cosa che abbiamo fatto, e quindi speriamo che di là dallo streaming ci sia effettivamente gente che ci sta ascoltando. Prima di inizio lavoro, ricordatevi in 2 minuti di presentazione, perché vero il direttore generale ha centrato quello che è la giornata, poi dobbiamo anche capire perché siamo arrivati a questa giornata e qual era, diciamo, un po' lo scopo. Allora, se vi ricordate, con il regolamento precedente a questo, 761, e la possibilità a tutte le organizzazioni di registrarsi EMAS, abbiamo avuto una un boom delle registrazioni EMAS delle pubbliche amministrazioni, tale che ci aveva in qualche modo anche sorpreso di questo numero elevato di registrazione, tant'è che in poco tempo siamo diventati primi in Europa per il numero di registrazione della pubblica amministrazione. Tutto questo avveniva però fino a una certa data, che è intorno al 2011-2012, poi ci siamo resi conto che c'è stata un'inversione di tendenza molto forte, pari a quello che è stato il tempo di salita molto veloce, ma contrariamente stiamo scendendo con altrettanta velocità. Quindi in poco tempo ci siamo trovati di fronte a una situazione abbastanza evidente di calo di registrazione della pubblica amministrazione, e ci siamo anche domandati un po' il perché di questa situazione. Però mentre su quello che poi sono le motivazioni, a breve uscirà anche un rapporto tecnico di ISPRA che ha fatto insieme all'Università di Madrid proprio sulle motivazioni del perché le organizzazioni escono dalla registrazione EMAS, se questo riuscirà a breve, non vogliamo soffermarci sulle motivazioni perché si esce, vogliamo soffermarci sul perché la pubblica amministrazione a un certo punto ha avuto questa involuzione, cioè quale potrebbe essere stato l'evento che in qualche modo ha fatto sì che ciò avvenisse. Noi riteniamo che un elemento tra tanti che ci possono essere di questa involuzione è il non aver dato da parte della pubblica amministrazione il giusto peso a quello che noi definiamo come gli aspetti direttivi. Cioè, ci siamo sempre fermati a una situazione, nonostante noi sollecitassimo la pubblica amministrazione non a riferirsi solo a quello che era il problema delle proprietà della pubblica amministrazione, abbiamo sempre cercato di indirizzare la pubblica amministrazione su aspetti più di natura territoriale che di natura legata ai propri, diciamo, beni. Questo è sempre detto, però, probabilmente non è stato concepito come elemento strategico da parte della pubblica amministrazione, tant'è che pochissimi casi che abbiamo individuato sono andati oltre quello che poi sono delle problematiche spicciole, e quindi ci siamo sicuri che probabilmente questo della gestione delle pendine, ma non vedete in quel modo che riguarda il costo della spetta diretta, se non per dire che sono quelli che pure la pubblica amministrazione è costretta a interagire con altri partner, con altri soggetti, con altri operatori, e capire come si possono gestire. Ma mentre per un'organizzazione che fa trasformazione la cosa è abbastanza limitata, non lo è per la pubblica amministrazione, che ha negli aspetti indiretti, ovvero quello che succede sul territorio, invece un ruolo estremamente importante. Ce lo chiedeva già la comunità europea col 761 queste indicazioni, ce lo chiede ancora oggi. La pubblica amministrazione deve avere come propri obiettivi strategici quello della gestione della governance sul territorio. E è questo
quello che a noi ci ha fatto riflettere. Ecco perché volevamo sentire e convenire con voi se questo è effettivamente l'elemento, non voglio parlare di novità, perché non è una novità, ma è un elemento sul quale poter fare focalizzare l'attenzione da qui a andare avanti. È evidente che le situazioni che abbiamo analizzato non tutti poi si sono fermati a quello che è la gestione degli aspetti diretti, c'è chi in qualche modo è riuscito anche ad andare avanti e ha cercato di, attraverso lo strumento di EMAS, di andare oltre la problematica, diciamo, spicciola, cercando di coinvolgere su progetti di natura strategica altri soggetti e altri operatori che stavano in territorio. Ecco il motivo per cui oggi vorremmo affrontare il tema e chiamando al tavolo, per di quella mattina e ancora più nel pomeriggio, chi ha avuto questa visione un pochino più lungimirante, una visione un pochino più allargata di come gestire il territorio attraverso lo strumento di EMA. E quindi, ed ecco poi che chiamerò sul tavolo del primo tavolo le persone che verranno un po', non vuol dire rappresentare quello che è stata la loro esperienza, perché è un'esperienza, non è un'esperienza finita, è un'esperienza che parte, un'esperienza dal quale effettivamente dobbiamo poi, no, avere una possibilità di vedere un futuro un pochino più allargato, quindi non possiamo parlare di un'esperienza, l'esperienza è una cosa che sembra definita, non lo è, pensiamo che l'esperienza non sia una cosa finita ma sia invece uno startup per guardare avanti. Tra i primi sei relatori, ovviamente qui non abbiamo lo spazio per sei relatori, abbiamo chiamato tavolo rotonda, in realtà non abbiamo una tavola rotonda per poterlo fare nell'uso funzionale della rotonda, quindi ci vedremo impegnati in due fasi. Quindi adesso chiamerò i primi tre interventi della mattinata e poi chiamerò i successivi tre interventi e così faremo un po' una tavola quasi rotonda fondamentalmente. Però non possiamo, per come siamo logisticamente strutturati, non possiamo fare una tavola rotonda nella sua essenza. Allora, iniziamo la giornata, diamo sul tavolo l'ingegnere Maria Rita Cattani della provincia di Trento, il dottor Gianluca Barbacovi, progetto Val di Norma, e l'ingegnere Alessandro Nota, che è lo spin-off del Politecnico di Torino del progetto Gran Montgioia. Quindi loro tre, con loro tre si aprirà la giornata e allora, logisticamente chi fa il primo si mette in questa posizione perché chi avrà anche la possibilità di... Quindi sentiremo questa prima tornata di relazioni e poi vedremo, faremo successivi e faremo poi una breve sintesi di questi che sono stati i primi passaggi. Do quindi la parola, anche perché al di là del moderatore sono guardato a distanza sui tempi, devo fare scivolare sui tempi, quindi ricordo a tutti che i tempi a disposizione sono di 10 minuti, senza tolleranze in avanti, magari preferibile 9 ma non 11, quindi siamo effettivamente messi male con i tempi. Quindi do la parola all'ingegnere Maria Rita Cattani della provincia di Terni. Innanzitutto grazie per la vostra presenza. Sì, buongiorno a tutti voi, porto il saluto del nostro assessore all'ambiente Mauro Gilmozzi. Io sono appunto Cattani del Servizio Sviluppo Sostenibile Aree Protette della Provincia Autonoma di Trento. E in questo breve intervento vorrei vedere se è possibile avere la mia presentazione. Chi è che aveva trasmesso? Alla... Avevo preparato alcune slide di supporto. Perfetto. L'impegno della pubblica amministrazione, in particolare della provincia di Trento, nell'ambito delle certificazioni ambientali ha inizio nel 2004 su indicazione del Consiglio provinciale, che impegna la Giunta in un progetto pluriennale di diffusione e implementazione dei sistemi di gestione ambientale.
Questo impegno si traduce nell'emissione di due primi bandi di cofinanziamento a favore della certificazione EMAS, ma non solo, anche ISO 14001 e Agende 21 locali, nell'anno 2005 e 2006, che vede coinvolti sostanzialmente attraverso dei progetti gestiti anche in forma sovracomunale 132 comuni. Successivamente, anche in relazione ad alcune criticità evidenziate nell'ambito delle certificazioni nelle zonizzazioni acustiche, la provincia di Trento si impegna ulteriormente con un bando a cofinanziamento proprio della zonizzazione acustica nell'anno 2007. Successivamente, quando già iniziavano ad arrivare a buon fine i processi di certificazione delle prime amministrazioni, ci si è resi conto dell'importanza di sostenere, anche da un punto di vista formativo e valoriale, quei comuni e quelle realtà che avevano intrapreso il percorso di certificazione ambientali. Per questo nel 2009 è stata realizzata una scuola EMAS, che è poi proseguita anche fino all'anno scorso e tuttora in funzione, che prevedeva sostanzialmente un duplice impegno: da una parte la realizzazione di corsi specifici destinati sia a tecnici che amministratori, e dall'altra anche un sistema di project work proprio di affiancamento nelle verifiche tecniche interne, nell'aggiornamento delle dichiarazioni ambientali e in generale, insomma, nel supporto alla certificazione. Questa scuola, la gestione della scuola è stata affidata al nostro consorzio dei comuni, che ha un ruolo proprio istituzionale nella formazione del personale delle pubbliche amministrazioni. Ho voluto comunque riportare un accenno ad altri marchi nella quale la provincia di Trento comunque ha visto un notevole impegno, che è quello di Ecolabel, che comunque vede adesso assestato ormai da alcuni anni una novantina di realtà certificate, ma anche la realizzazione di alcuni marchi territoriali locali gestiti direttamente dalla nostra app, che sono Ecoristorazione, Ecoacquisti ed Ecofesta, sostanzialmente adottando dei protocolli semplificati che comunque andassero nella direzione della certificazione ambientale. Vi presento una prima slide che sostanzialmente mostra come effettivamente l'andamento della certificazione, a conferma di quello che è già stato detto, abbia avuto uno sviluppo anche abbastanza rapido e, per quanto ci riguarda, fino al 2013. Ci sono veramente delle esperienze molto interessanti in cui il protocollo e la certificazione EMAS è stata applicata nel migliore dei modi, con risultati appunto che non si limitano alla parte interna, meramente del rispetto della normativa, e penso che appunto i colleghi, l'assessore Barbafovi della comunità della Valle di Non, potrà riferire compiutamente la positiva esperienza svolta appunto nella realtà della Valle di Non. Volevo solo, per riconoscere appunto il notevole impegno che è stato fatto, volevo fare un passaggio riferito all'Istituto Superiore Fontana di Rovereto, che aveva aderito a un progetto provinciale EMAS va a scuola, che ha portato alla certificazione di alcuni istituti scolastici nella provincia di Trento. Quello del Fontana è comunque un punto di approdo, quasi, più che un punto di partenza, perché l'impegno nell'ambito dell'ambiente e l'attenzione era già presente anche prima che avviassero il processo di certificazione, ma i risultati diretti dimostrano come, appunto, già è stato detto, che effettivamente senza interventi strutturali, perché questo è solo fatto attraverso l'attenzione dei vari attori, alunni, docenti, personale non docente, si ottengono risultati importanti, ma quello che è interessante è stato quello che hanno fatto in una forma di peer education, cioè l'individuazione di referenti ambientali proprio tra gli alunni, gli stessi che si fanno carico di verificare che quello che è stato scelto come politica ambientale venga effettivamente realizzata. E infine il piedone è proprio tratto dalla loro dichiarazione ambientale, uno sforzo che hanno fatto di verifica delle emissioni di impronta ecologica effettivamente della scuola, tradotto in metri quadri di foresta pluviale, e
che poi ha visto la scuola impegnarsi proprio in un progetto di cooperazione internazionale proprio per la salvaguardia. Questo mi premeva così portarlo come esempio, come effettivamente anche nel mondo scolastico è possibile portare queste interessanti iniziative. E vengo appunto adesso a quello che è il proseguo del grafico che ho presentato prima, che dimostra effettivamente come la criticità che ha evidenziato, che è stata evidenziata, riguarda anche la provincia di Trento, con una contrazione proprio nell'anno 2015 delle registrazioni. Perché adesso vi presento questa slide? È molto importante questa slide perché aiuta a comprendere come effettivamente questa criticità nell'ambito delle certificazioni EMAS si deve inserire all'interno di un processo di riforma istituzionale che è stato avviato nella provincia di Trento nel corso del 2014. Per far comprendere la realtà territoriale montana della nostra piccola provincia, noi nel dicembre del 2009 eravamo caratterizzati dalla presenza di 223 comuni, di cui 12 con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, tutti gli altri di piccole dimensioni e un centinaio con popolazione inferiore ai 1.000. La necessità di agire con efficacia, efficienza e anche con risorse disponibili che sono sempre in calo ha spinto la pubblica amministrazione a orientare i comuni a un processo radicale di riforma anche attraverso quella che è stato il processo di fusione tra comuni e che ha avuto il suo culmine proprio nel corso del 2015 contestualmente anche al rinnovo di tutte le amministrazioni. Nel 2015 infatti 67 comuni sono andati a referendum proprio per parlare della chiusura sostanzialmente della propria realtà comunale storica, della propria identità, per il rischio di perdita della propria identità e molte delle fusioni che sono state prospettate sono andate a buon fine. Questo percorso è continuato anche quest'anno con un'ulteriore tornata di referendum e questo impegno notevole, potete ben comprendere, è un impegno che coinvolge sia le amministrazioni da un punto di vista politico, perché bisogna parlare, rivolgersi a tutti i cittadini ed è ogni cittadino che poi si esprimerà sulla bontà del processo di fusione, ma anche un notevole impegno da un punto di vista amministrativo interno di riorganizzazione degli uffici. E vorrei aggiungere appunto che è un percorso che ha visto adesso le nuove amministrazioni andare a votazione proprio a maggio e quindi non si esaurisce né nella tornata referendaria né tantomeno nell'elezione del nuovo amministratore, ma è adesso che parte lo sforzo notevole di riorganizzazione di tutti i servizi e di riassorbimento e di messa in gestione nuova della nuova realtà comunale. Questo non per giustificare il grafico precedente, ma sicuramente vi dà un inquadramento migliore. In ogni caso anche noi ci siamo indagati, al di là della questione meramente della riforma istituzionale, di quali fossero le criticità che avevano portato a queste difficoltà. E direi che nella nostra realtà territoriale, che è appunto caratterizzata anche da comuni di piccole dimensioni, il rinnovo delle amministrazioni costituisce certamente un momento critico. Il rinnovo delle amministrazioni al momento del rinnovo delle certificazioni sicuramente non è stato un momento, una concomitanza favorevole. E molte delle realtà territoriali di quella cinquantina che si vedeva sono proprio nella Valle di Non, che appunto è stata fortemente interessata da percorsi di fusione e quindi necessita come proposta appunto una formazione valoriale continua che avvenga attraverso la provincia autonoma, con l'APA o col consorzio dei comuni, e questa sicuramente è una delle cose sulle quali stiamo riflettendo. L'onerosità finanziaria e l'onerosità organizzativa, anch'essa è sotto gli occhi di tutti, ma potete immaginare appunto in un comune in cui non esistono magari figure stabili di tecnici, di ragionieri e quindi sicuramente quello di una visione più ampia, sovracomunale, come quella dell'esperienza della Valle di Non, è la strada giusta. E infine anche questo aspetto appunto è già stato indicato e sicuramente è segnalato da tutte le amministrazioni, quello di una mancanza di un ritorno.
un ritorno che da una parte si dovrebbe tradurre nell'esigenza dei comuni di una individuazione di agevolazioni anche economiche, e su queste stiamo ragionando, o comunque di premialità per coloro che sono in grado di certificarsi, e dall'altra, e anche su questo vorremmo lavorare, veramente dare un ritorno all'esterno in termini di marketing territoriale, e quindi un'azione, una forte azione di comunicazione e di valorizzazione proprio dell'immagine dei comuni certificati. Di questi spunti che ho messo qui in quest'ultima slide parleranno poi più estesamente la collega del Consorzio dei Comuni nel pomeriggio. Spero di essere riuscita a stare nei tempi. Grazie. Grazie non solo per essere stata nei tempi, ma anche per lo spunto, perché mi sono due cose. Una cosa eravamo già a conoscenza, il fatto del riordino dei comuni della provincia, eravamo già consapevoli di quello che stava avvenendo. Questo non deve, secondo noi, far perdere l'interesse, no, su quello che stiamo parlando. Volevamo parlare di territori più ampi, questo potrebbe essere un elemento proprio, la posizione dei comuni di parlare di, su una gestione del territorio con una valenza diversa da quello che abbiamo testato fino ad oggi. L'altra cosa importante è quella della scuola. La scuola, noi stessi abbiamo riconosciuto importante questo elemento, ma non so perché ci siamo dati anche l'impegno obiettivo negli anni passati del progetto Scuole EMAS, proprio perché intendevamo attraverso le scuole anche dare investire su quello che possono essere le risorse da poter gestire e utilizzare sul territorio. Grazie, do la parola adesso al dottor Gianluca Barbagovi del progetto Val di Norma. Grazie, intanto buongiorno a tutti, io vi darò pochi secondi visto che io sono l'assessore secondo me fuori l'ingegnere Borghese che ha seguito direttamente quello che è stato il progetto della Val di Norma, e penso che sia meglio che lo spieghi lei in tutti i suoi tecnicismi per questo loro progetto. Intanto volevo ringraziare dell'invito, siamo sicuramente, è un grande onore per noi essere qui. Io sono l'assessore della comunità di Valle, la comunità della Val di Non è un ente, diciamo, sovracomunale che fa tutte quelle cose, tutti quei servizi che i comuni non arriverebbero a fare. Parliamo del sociale, della sanità pubblica, parliamo delle politiche ambientali, quindi proprio l'EMAS, il PAES, la gestione dei rifiuti, parliamo di sicurezza pubblica, tutte quelle cose sovracomunali in cui i comuni non arriverebbero, non sarebbero proprio sostenibili per un piccolo comune, soprattutto in Trentino, che come diceva bene prima l'ingegnere Cattani, parliamo di comuni che arrivano a stento a 1.000-2.000 abitanti. E il progetto EMAS è nato nel 2009, ha raggruppato 33 degli ex 35 comuni, adesso come diceva prima bene chi mi ha preceduto, grazie a un progetto di fusione che sta unendo un po' tutti i comuni. Questo è un progetto voluto dalla progettologa di Trento, di raggruppare tutti i comuni sotto 5.000 abitanti e cercare di creare comuni più grossi. Questo sta portando pian piano le amministrazioni a dare priorità diverse a quelle che sono le EMAS. Quindi è per questo che al momento abbiamo avuto un calo di quelle che sono le registrazioni, ma si spera, ma ne sono anche convinto parlando con gli altri amministratori, parlando con i sindaci, una volta avviata la macchina sicuramente si riprenderà e magari anche più forte che prima. Beh, il progetto è questo, noi abbiamo diviso quello che è il territorio in 6 ambiti diversi. La Val di Non è una valle molto estesa a nord del Trentino, da proprio meno 40.000 persone, e abbiamo diviso questa, la nostra zona, la nostra valle, in 6 aree diverse, tra Bassa Valle, Media Valle e Alta Valle. Adesso lascio la parola all'ingegnere Borghese che vi spiegherà bene nei dettagli quello che è il progetto e dopo magari te concluderò con qualche conclusione. Grazie. Ecco, il progetto prevede, ecco, perfetto. Il progetto che ha visto un lavoro iniziale nel 2011 e poi la registrazione dei 33 comuni nel 2012 grazie a queste 6 aree omogenee, ha visto un lavoro fatto appunto ad aree omogenee, dove la registrazione EMAS rimaneva al singolo comune. Però per ogni area omogenea è stata avviata tutto un lavoro che prevedeva innanzitutto l'analisi degli aspetti e impatti. L'analisi parla sempre, che secondo voi conoscete bene, di tutta l'area omogenea, mettendo anche eventuali ulteriori impatti del singolo comune. La politica ambientale è stata definita nel tavolo dei sindaci, quindi una politica che riguarda tutta l'area omogenea,
con obiettivi comuni e passata, approvata per tutti i vari singoli consigli comunali. Il programma ambientale di intera area omogenea, lasciando però la possibilità ai comuni singoli di perseguire anche obiettivi propri, quindi inizialmente si era detto se volete fate, in realtà poi abbiamo imposto un obiettivo, almeno uno obbligatorio per ogni comune. Gli obiettivi, i comuni limitrofi o aree omogenee limitrofe, e qui ho riportato un esempio, ad esempio l'appatto dei sindaci ha visto coinvolte tutte le aree omogenee, quindi tutta la Val di Non, creando un unico piano d'azione per l'energia sostenibile. Nel nostro manuale, cosa che per fortuna non è ancora successa, nel caso in cui il comune intenda abbandonare la registrazione EMAS, le risorse finanziarie di propria competenza verrebbero distribuite fra i rimanenti comuni dell'area omogenea stessa. Un'altra cosa che è stata fatta è una dichiarazione ambientale unica, quindi un cappello nella dichiarazione ambientale che è comprensiva della descrizione dell'area omogenea e poi delle singole schede molto semplici relative ai comuni di appartenenza dell'area stessa. Le funzioni che già esistevano, che già conoscete bene come responsabili del sistema di gestione ambientale, così come rappresentanti della direzione, sono rimaste le stesse per ogni singolo comune, ma in più si sono aggiunte delle nuove funzioni, in particolare il tavolo dei sindaci, per ogni area omogenea è stata istituita questo nuovo tavolo dei sindaci, composto dai sindaci naturalmente dell'area e coordinato dal rappresentante della comunità, quindi una regia dall'alto. Questo perché si è voluto crearlo per non lasciare andare liberamente le aree omogenee, ma per avere una regia dall'alto. Cosa fa il tavolo dei sindaci? Predispone la politica ambientale naturalmente di area omogenea, definisce il programma ambientale mettendoci le risorse. Un'altra nuova funzione è la riunione degli RGA, che vede tutti gli RGA di cui appartengono alla medesima area omogenea e c'è sempre il coordinamento dall'alto dell'RGA della comunità, anche in questo caso per avere un'omogeneità fra le sei aree omogenee. Però alla fine l'ideale era realizzare un'unica grande area omogenea che riguardava l'intera Val di Non. Cosa fa la riunione degli RGA? Definisce gli aspetti ambientali e predispone la dichiarazione ambientale, sempre in collaborazione con l'RGA della comunità della Val di Non. Quali sono stati i vantaggi per le aree omogenee? Beh, innanzitutto sicuramente un sistema più snello, un sistema che è uguale per tutti i comuni e coordinato dall'ufficio EMAS della comunità, come si diceva, e una maggior consapevolezza degli RGA. Perché? Perché sono stati loro direttamente a creare questo sistema più snello, senza aiuti esterni di facilitatori. Altro aspetto è il confronto e il dialogo dal punto di vista delle amministrazioni, perché i comuni della stessa area hanno incominciato a dialogare fra di loro. Di conseguenza, razionalizzazione delle risorse economiche e anche del personale. La dichiarazione ambientale non è più del singolo comune, ma è una unica per area omogenea, quindi è risultata più fruibile e invitante per il pubblico, perché consente un diretto confronto del lavoro fatto tra i comuni vicini appartenenti alla stessa area. Ad esempio, una persona che abita in un comune X può confrontare direttamente il comune limitrofo perché ha in mano le schede che sono presenti nella dichiarazione ambientale. Altro punto che piace molto agli amministratori è la riduzione dei costi. Questo perché ci sono la riduzione dei costi per le verifiche da parte dell'organismo di certificazione, perché certificare 33 comuni, capite anche voi, che è molto più vantaggioso che certificarne uno. Le spese nulle per le consulenze esterne per il mantenimento della registrazione, perché c'era una collaborazione tra i comuni e la comunità, e poi un risparmio anche sulla fee di incarico congiunti per i progetti inerenti a ambiente e energia, sia congiunti per area omogenea che per intera valle. E qui riporto l'esempio del PAIS, delle diagnosi energetiche o delle comunicazioni che abbiamo fatto a livello addirittura di aree omogenee tutte unite, quindi a livello di valle. Sì,
Sì, arriviamo alle conclusioni. E come vi ho detto, nel 2009 eravamo 33 comuni su 35 che partecipavano a questo progetto. Adesso vuoi la fusione dei comuni, vuoi le gestioni associate, vuoi tante cose, siamo passati a molti meno comuni. Parlando con i sindaci, loro peccano il fatto che mancano delle agevolazioni, dei finanziamenti per chi è certificato EMAS, dicono che l'EMAS è un'importante certificazione, più che altro sull'aspetto turistico, perché comunque molti, soprattutto turisti tedeschi, cercano all'interno dei nostri comuni questo tipo di certificazione, però a livello pratico di comune serve a poco, non hanno agevolazioni su altri canali, piuttosto che finanziamenti su altre. Difatti stiamo lavorando proprio con la provincia di Trento assieme anche all'ingegnere Cattani proprio per questo, per cercare di stimolare i comuni dandogli anche qualche incentivo per certificarsi. Comunque quelle che erano le ex aree omogenee, le 7 che vi dicevo prima, si sono fuse, quindi bisogna dire che quando che sono state scelte queste aree le abbiamo anche azzeccate, perché comunque riuscire a trovare le aree proprio nelle quali i propri comuni si sono fusi, insomma, è stato sicuramente un buon successo. Adesso aspetteremo le nuove amministrazioni che si sono appena insediate, spero che già entro fine anno abbiamo già qualche comune grosso, parliamo di Predaia che ha fatto, che è passato da 6 comuni con una media di 1000 abitanti per uno a un comune unico di 7000, e anche il Centro Valle, che adesso si chiama Ville d'Anaunia, con Cles arriveremo ad altri 10.000 abitanti, sembra che già a fine anno o comunque con l'anno prossimo voglia rientrare all'interno di questo progetto e di questa certificazione. Quindi noi sicuramente il buon impegno ce lo metteremo e vedremo insomma da farci come sarà. Grazie. Grazie del vostro intervento. Sicuramente c'è una situazione importante, quella di aver innanzitutto cercato di fare, di estendere il territorio da un singolo comune a un'area molto più ampia. Stiamo parlando della Dionna, e quindi siamo già, rispetto a quello che volevamo dire, siamo già un passo in avanti. Bisogna fare un altro passo. Io continuo a sentire, ma perché non abbiamo agevolazioni, ma perché non riusciamo a venderci il luogo in un certo modo? Io credo che sia proprio questo il motivo, cioè perché devo fare EMAS per avere gli incentivi? Cioè non devo fare EMAS perché dietro c'è gli incentivi, perché se non arriviamo agli incentivi, cioè è un qualche cosa, io do una cosa e detto dai una cosa a me, che lì finisce. No, credo che lo strumento EMAS abbia una valenza un pochino diversa, cioè non è solamente per raggiungere gli incentivi, ma è per comprendere come gestire dal punto di vista ambientale il territorio nelle migliori condizioni possibili. Accenno un termine, lo riprenderò alla fine. Sicurezza del territorio è un incentivo? Non credo. Cioè, ragionare e lavorare verso la sicurezza del territorio non può essere un incentivo. L'incentivo è quello che tu raggiungi come obiettivo, l'aver messo il territorio in sicurezza. Che non è un incentivo economico, cioè è una salvaguardia per tutti, abitanti compresi e quant'altro. Credo che bisogna vedere gli incentivi in termini non diretti, ma anche qui parliamo di incentivi in termini indiretti, cioè che cosa può avvenire sul territorio attraverso delle attenzioni, attraverso dei modi di fare. Non deve essere l'incentivo ti do 1000 euro perché devi fare il CP, perché se rimaniamo là, ce l'abbiamo già altri strumenti in questo senso, ma abbiamo visto che poi finiscono. Dobbiamo trovare degli incentivi che possono durare nel tempo, e quali se non quelli di gestire al meglio un territorio, ripeto, mi sono avvantaggiato col termine di sicurezza, lo riprenderò alla fine, ma dobbiamo capire che quello è l'incentivo vero dal punto di vista ambientale. Quindi credo che un elemento da riprendere, proprio da cui ci sono anche delle convergenze parti comunali, è proprio questo. Cioè, al di là dell'incentivo che può arrivare dalla provincia di Trento, ma dobbiamo capire qual è l'incentivo vero su cui bisogna ragionare per andare avanti. Quindi questo credo che sia un elemento, indipendentemente dall'obiettivo, dai risultati che voi avete raggiunto, e che mi auguro che non vengano poi dispersi, perché sennò poi dovremmo ripartire da zero di nuovo. Grazie comunque per l'intervento. Passiamo alla
al terzo intervento della mattinata, ingegner nota dello spin-off del progetto Migliorino, progetto Galmon Gioie. Buongiorno a tutti, sono Alessandro Nota di ACS, uno spin-off del Politecnico di Torino, nato nel 2005 per iniziativa di ricercatori e dottori di ricerca, con lo scopo di portare avanti successivamente le iniziative di ricerca che nascono nell'ambito del Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio, delle Infrastrutture e del Politecnico. Collaboriamo oggi con diverse realtà, sia di tipo privato che di tipo pubblico. Tra queste, il progetto di cui vi parlo oggi è quello della registrazione EMAS del Galmon Gioie. Il Galmon Gioie è un territorio in provincia di Cuneo, quindi parliamo regione Piemonte, zona di confine con la Liguria, ed è un progetto che ha interessato 44 comuni. È un progetto che ha interessato 44 comuni con un'area direi importante, parliamo di quasi 1200 km quadrati, quindi all'epoca, adesso non lo so, era uno dei comprensori più grandi in Europa che avesse avviato un progetto, diciamo, comune di questo tipo. Ad oggi i comuni registrati EMAS sono 19, 3 sono i comuni che hanno in corso l'iter di registrazione, mentre negli anni dal 2006, quando è iniziata l'attività, 6 comuni hanno per diversi motivi abbandonato il progetto. Qua avete una sintesi di quelle che sono le realtà interessate. Per farvi capire di quali comuni stiamo parlando, il 72% dei comuni interessati al progetto ha meno di 1000 abitanti, quindi stiamo parlando di realtà molto piccole, e l'84% dei comuni ha meno di 10 addetti. Quindi questo sicuramente non ha agevolato l'attività di implementazione e poi di mantenimento della registrazione. Molti dei comuni, per esempio, hanno il tecnico che è presente in sede un pomeriggio a settimana, quindi capite che l'attività di controllo, di raccolta dati è risultata in alcuni casi piuttosto complessa. Quali sono state le fasi principali del progetto? Prima fase, chiaramente la redazione dell'analisi ambientale iniziale. Il problema più grande è stato quello di reperire un numero di informazioni molto elevato e di coinvolgere i comuni in questa ricerca, quindi di avere personale del comune disponibile a collaborare nella ricerca delle informazioni di base. I punti di forza che sono già emersi in questo primo momento sicuramente sono stati la possibilità di interfacciarsi, interloquire con le altre realtà del territorio in maniera diciamo importante, quindi la possibilità di avere dati dai gestori del servizio idrico piuttosto che dai gestori dell'ambito territoriale per la gestione dei rifiuti e così via. La seconda fase significativa è stata quella di analisi della conformità normativa, e anche qua ci sono stati parecchi problemi, soprattutto per sanare nelle realtà più piccole
problematiche relative a gestione degli scarichi idrici e normativa di adeguamento antincendio, quindi interventi relativi a ottenimento certificati prevenzione incendi. Punto di forza che ribadirò poi anche dopo è stato già qui il fatto di poter lavorare, quindi di condividere le criticità, quindi sotto la supervisione, l'aiuto del Politecnico e la supervisione del Galmongioie, molti comuni sono riusciti a superare la criticità normativa, quindi avviare il progetto per adeguamento al CPI piuttosto che adeguare gli scarichi, condividendo la scelta per esempio del professionista e quindi riducendo e facendo economia di scala per quanto riguarda i costi dei progetti. Ultime due fasi, definizione di un programma ambientale, anche qui chiaramente trattandosi di comuni molto piccoli con risorse limitate, gli obiettivi, i target ambientali sui quali potevano insistere erano chiaramente molto limitati, invece col fatto di operare in gruppo si è potuto definire un programma ambientale territoriale di ambito, quindi un programma ambientale comune dove sono state inserite anche risorse del Galmongioie e di altri enti che insistono sul territorio e che ha potuto permettere di definire degli obiettivi ambientali più ambiziosi. Chiaramente accanto al programma ambientale territoriale di ambito ogni comune ha poi definito delle proprie iniziative che nel caso volesse valorizzare. Ultima fase, implementazione, quindi definizione del sistema di gestione ambientale, anche qui la possibilità di operare in un ambito omogeneo ha permesso di definire tutta una serie di procedure e attività condivise fra le diverse realtà, in maniera tale da ottimizzare anche in questo caso lo scambio di informazioni, le attività di audit interno, le attività di comunicazione e di formazione del personale comunale e così via. Dal 2010 ACS è subentrato al Politecnico di Torino nella fase di supporto al mantenimento del sistema di gestione ambientale. Anche qua si è in fase di mantenimento proseguito con lo stesso concetto, quindi il Galmongioie opera una sorta di coordinamento per quanto riguarda sia la scelta dei soggetti che supportano i comuni nella fase di registrazione di mantenimento della registrazione EMAS e nella scelta anche per esempio degli enti di certificazione, quindi creando sicuramente una economia un risparmio che il singolo comune non potrebbe sicuramente godere. Qual è stato il bilancio della nostra esperienza? Sicuramente punti di forza che abbiamo riscontrato nei comuni e il fatto di aver permesso una maggiore conoscenza del territorio, in particolare delle criticità. Come abbiamo visto, sono comuni con pochi abitanti, poco personale, ma hanno un'estensione territoriale molto elevata, quindi in molti casi gli stessi comuni facevano fatica a conoscere nel dettaglio quella che era la loro realtà. Secondo punto di forza, una diffusa consapevolezza sulle tematiche ambientali che prima non si riscontrava. Gli aspetti ambientali oggi sono considerati come elementi di valutazione nei comuni di iniziative e progetti, quindi i tecnici che devono valutare e gestire iniziative e progetti
di altri enti o di privati hanno sicuramente una consapevolezza in più. Terzo punto di forza, come ho già anticipato prima, il fatto di poter operare su scala vasta, quindi di poter gestire insieme criticità e progetti. Questo sicuramente ha portato a una maggiore efficacia nelle azioni e una riduzione dei costi. Riduzione dei costi per le attività di mantenimento e per le attività di supporto, e poi oggi EMAS è un elemento premiale nella ripartizione dei fondi erogati dal Galmongioi. Cioè, il Galmongioi è un ente sovracomunale che ha dei fondi dalla Regione Piemonte e li ridistribuisce sul territorio per iniziative di diverso tipo. Il Galmongioi oggi inserisce nei propri bandi EMAS come elemento premiale nelle graduatorie di scelta e di importanza dei progetti da finanziare. In ultimo, invece, le criticità che sono emerse dalla nostra esperienza sono state sicuramente il fatto di gestire più registrazioni in un territorio che, come vi dicevo, ha pochi abitanti, poche risorse, ma un'estensione territoriale molto, molto vasta. Quindi le criticità, anche solo da un punto di vista ambientale, di conformità normativa, di gestione del territorio, sono, direi, molto significative. Questione di adeguamenti alla normativa vigente: ci sono stati casi di abbandono del progetto, quindi mancato raggiungimento dell'obiettivo legato all'incapacità da parte dell'ente di raggiungere e di adeguarsi a degli strumenti di pianificazione obbligatori. Ultimi due aspetti: i comuni hanno segnalato più volte, anche attraverso il GAL e altri canali, il fatto di aver ottenuto questo importante riconoscimento ambientale. Al momento hanno riscontrato una scarsa premialità a livello regionale e statale. In ultimo, chiaramente un problema che abbiamo riscontrato soprattutto per gli enti più piccoli: pur facendo economia di scala e ottimizzando le risorse, i costi di mantenimento della registrazione comunque per queste realtà sono costi significativi. Quindi alcune realtà che hanno ottenuto la registrazione hanno scelto poi negli anni, per esempio dopo cambi di amministrazione, di abbandonarla perché ritenevano che i costi non erano più sopportabili. Okay. Io ho finito, grazie. Grazie all'ingegner Nota, siamo davanti a un altro esempio di più territori messi insieme, più territori che condividono situazioni di gestione, bisogna portare a condividere progetti che siano di valore un pochino più importante che non quello di raggiungere quello che possono essere il premio EMAS interno. Non è un premio EMAS interno quello che conta, diciamo, è un premio EMAS che investe un po' tutto il territorio. Su questo ci ritorneremo. Vi ringrazio di essere stato al tavolo. Chiamerei a questo punto la seconda terna, e cioè la dottoressa Laura Erbetta del progetto EMAS Monferrato, dottor Michele Guidato del Parco Nazionale del Gargano e la dottoressa Presotto del Comune di Udine. Iniziamo a Monferrato? Buongiorno. Ti piace il pulsante? Ok, questo qui.
Innanzitutto ringrazio l'organizzazione ISPRA per averci invitato, è un'occasione che abbiamo colto molto volentieri, molto gradita e dalla quale già da stamattina sto imparando parecchie cose. Porto qua una testimonianza su un progetto molto bello che io in realtà ho seguito solo nelle fasi finali perché non ero un amministratore all'epoca della sua nascita. Un progetto che ha avuto un inizio molto lungimirante, grazie ovviamente all'iniziativa sempre di alcuni comuni, alcuni amministratori, che è nato nei primi anni 2000 e che si poneva anche con l'obiettivo di arrivare a un sistema di gestione ambientale, di certificazione e gestazione EMAS per un territorio di circa 25 comuni. Stiamo parlando del comuni, devo farvi vedere la cartina, del sud Piemonte, l'area collinare del Monferrato Casalese, un territorio che partiva già da direi una più che buona qualità ambientale, biodiversità, quindi senza criticità ambientali particolari conclamate, a parte il problema dell'amianto per il quale siamo sotto di bonifica nazionale molti di questi comuni, ma proprio per questo c'era una forte volontà di riscatto e di mantenimento del proprio territorio. Il progetto è nato e ha avuto uno dei suoi, tra i suoi punti di forza sicuramente una pluralità di soggetti coinvolti e un'ottima sinergia, nato da un supporto del Centro Cerchialia di Saluggia insieme a una società di consulenza che ha accompagnato i comuni nelle varie fasi di certificazione. Ha coinvolto associazioni no profit legate sempre all'ambiente e al territorio locale e in generale una forte coesione a livello locale dei vari comuni che credono molto nell'unità, nella specificità di questo territorio. Peraltro parallelamente questo territorio più o meno negli stessi anni ha intrapreso il percorso di candidatura a UNESCO che poi ha ottenuto 2 anni fa come sito di Langhe-Roiro in Monferrato, noi siamo la zona, l'appendice diciamo del Monferrato, e ovviamente le due cose si completano e si integrano. L'altro aspetto è quello che vorrei sottolineare in questi due obiettivi era che da un lato sicuramente si partiva dall'obiettivo della registrazione, della certificazione come ISO 14000 e la certificazione di tutti i comuni, e quindi è stata effettuata una formazione, un coordinamento anche a livello ovviamente strutturato della convenzione che riguardava il Massimo Ferrato, per cui c'era una cabina di regia in cui alcuni comuni capofila insieme ai tecnici comunali più esperti, insieme all'appoggio appunto delle associazioni che collaboravano al progetto, si sono preoccupate di fornire le condizioni di base di formazione dei funzionari comunali e di verifica di tutti i requisiti per poi procedere alle varie fasi di certificazione. E l'altro obiettivo non meno importante era una valorizzazione in termini un po' più ampi del territorio, quindi come si diceva non la semplice certificazione che è un valore di per sé chiaramente molto importante, ma anche con una ricaduta legata agli aspetti soprattutto turistici, di fruibilità ecosostenibile del territorio. Questo sempre perché era un territorio che voleva rilanciarsi dal punto di vista anche appunto del patrimonio UNESCO e che quindi aveva necessità di adottare un sistema di gestione di questo tipo. Da questo ne sono scaturiti quindi dei progetti anche abbastanza concreti, belli, tra cui appunto cito questi
quindi il coinvolgimento delle scuole con dei progetti specifici per la buona gestione sostenibile nelle scuole, anche in collaborazione col Parco del Po e dell'Orba, gli altri soggetti coinvolti, ce n'erano veramente molti, un progetto che ha visto la realizzazione di due percorsi ciclabili, quindi una sentieristica con questo Bici Amici e tutta una serie di eventi che poi negli anni si sono svolti, che sono questi due circuiti, circuito dei mulini e circuito degli infernotti, e poi alla fine un progetto ecoagro legato invece alle filiere locali di produzione locale. Cosa è successo nel mentre? È successo che questo era lo stato di attuazione dell'obiettivo 1, che comunque era quello di partenza, quello della certificazione, della registrazione. Nel 2012, da 25 comuni che eravamo, già una metà mostrava delle difficoltà, peraltro delle difficoltà che solo in pochissimi casi riguardavano delle condizioni ambientali ostative alla registrazione, quindi delle criticità difficilmente superabili, ma spesso erano proprio delle difficoltà di tipo burocratico, amministrativo dei vari comuni. Una criticità che è emersa guardando i contributi precedenti è che qua in realtà c'è stata un'ottima cabina di regia e un coordinamento a livello iniziale, però poi ogni comune ha intrapreso il suo percorso singolarmente, e questo sicuramente è stato un punto di debolezza che poi ha portato nel tempo, col cambio delle amministrazioni, con il cronicizzarsi di una situazione di mancanza di risorse molto forte, tutto quello che ha detto l'ingegnere sui comuni del GAL, del Cuneese, vale esattamente per noi, comuni molto piccoli, con un numero di addetti bassissimo, e quindi mancano proprio, prima ancora che le risorse economiche, le risorse umane. E quindi cosa si è arrivato? Questo, ahimè, è lo stato attuale, cioè molti comuni hanno rinunciato alla registrazione e siamo rimasti in tre. Questa è la situazione che io ho trovato circa 2 anni fa, quando ho cominciato a occuparmi di questo. Allora ho capito che bisognava tentare una ripartenza, bisognava far tesoro anche delle esperienze, sia positive che negative. E sicuramente quindi facendo un'analisi, un confronto con tutti i comuni dell'Evas Monferrato, ma a questo punto non mi sono limitata a questo, ho sentito praticamente tutti i comuni registrati EMAS del Piemonte, perché volevo capire cosa stava succedendo a livello piemontese, non sono moltissimi, quindi non ho fatto moltissima fatica, ho contattato anche quelli del Cuneese, del GAL Mongioi, eccetera, e da tutti è emerso la criticità che abbiamo detto sinora. Il problema fondamentale è sì la mancanza, i vincoli di bilancio sempre più stringenti, e quindi le mancanze di risorse economiche, ma direi prima ancora di questo una mancanza di risorse umane, quindi la necessità di ripartire da unità territoriali diverse, dall'unione ad esempio in questo caso dei comuni, e quindi di considerare le unità più ampie per fare appunto sinergia e sfruttare anche le competenze interne che ci sono su più comuni. L'altro aspetto era però l'assenza di un sostegno da parte della regione. Allora la decisione del mio comune insieme a un altro paio di comuni capofila è stato quello di a questo punto andare noi piccoli comuni a bussare alle porte della regione e chiedere un aiuto fattivo, un aiuto che peraltro è previsto dal regolamento EMAS 3, è previsto da adesso finalmente anche dal, appunto, si è citato il collegato ambientale, eccetera. E abbiamo scritto una lettera di richiesta di valorizzazione, che non è tanto una richiesta di soldi, è una richiesta di semplificazione amministrativa, di supporto tecnico, di agevolazione nel creare una rete, perché da quello è l'elemento, ci siamo resi conto, indispensabile per poter proseguire. Devo dire che abbiamo trovato porte
non aperte, spalancate da parte del neonato settore regionale piemontese della Green Economy e pianificazione strategica, l'architetto Quarta, che interverrà oggi pomeriggio, ha raccolto appieno le nostre richieste e quindi da qua ripartirà un percorso sicuramente nei prossimi mesi con la regione per vedere di recuperare anche tutti i comuni che si sono persi e che invece vanno assolutamente recuperati. Grazie. Ci fa piacere che ci sono iniziative che vanno nella direzione giusta. L'obiettivo 2 è quello che noi sposiamo apertamente, perché nell'obiettivo 2 poi c'è tutta l'essenza, ma anche della giornata, ma non solo. Sentiremo poi magari dall'architetto Quarta quello che sono, che cosa c'è in programma per uno sviluppo contemporaneo del regolamento. In realtà stiamo parlando di una cosa un pochino più grande di quello che è un concetto puramente esplicitato nell'ambito del regolamento. Grazie, passo la parola al dottor Michele Guidato, Parco del Gargano. Saluto a tutti, saluto a tutti. Allora, faccio un passaggio veloce sul percorso del parco, più che sull'aspetto immediatamente istitutivo del sistema, implementazione del sistema e quindi delle fasi di realizzazione. Noi praticamente abbiamo 8 anni dalla data di registrazione, però l'esperienza con EMAS è iniziata prima. È iniziata effettivamente con un life ambiente, qui vedete anche il codice, il cui beneficiario era l'ambiente nazionale e il destinatario poi dell'intervento è stato di fatti l'organizzazione Ente Parco Nazionale di Gargano. E mirava appunto allora, una decina d'anni fa, a creare e a realizzare per la nostra organizzazione un sistema conforme all'EMAS, nonché un bilancio ambientale sociosostenibile. E quindi, a parte fasi comuni legate all'implementazione, alla costruzione di questo strumento per realtà, come nel nostro caso pubblica amministrazione, anche se siamo un ente con una pianta organica abbastanza ridotta rispetto a grandi comuni, però abbiamo vissuto fasi molto simili agli altri. Nel 2007 è arrivata la registrazione EMAS. Per arrivare subito ai riflessi interni, lo dico in maniera generica, cioè miglioramento di capacità gestionale generali, in quanto ha permesso di migliorare i livelli di governo poi dei processi e degli obiettivi che l'ente si proponeva. Miglioramento del governo degli aspetti ambientali in particolare, anche nell'ambito del rapporto con gli altri soggetti istituzionali o stakeholders che si interessano o sono interessati agli aspetti ambientali. E infine ci ho messo questo passaggio che è recente e che forse può dare degli input per quanto riguarda anche altre pubbliche amministrazioni, penso anche ai comuni, cioè la facilitazione e l'adozione di altri strumenti che in qualche modo sono collegati alle performance di ente, agli obiettivi di ente, e come la performance di cui è il decreto 150 del 2009. Molti sono stati in questi anni, ma già dalla nascita dell'ente, i progetti, gli interventi che, almeno per come la intendo, gli enti gestori delle aree naturali protette hanno fra virgolette un vantaggio magari rispetto ad altri enti. Il vantaggio è che ogni azione che mettono in campo, ogni processo comunque mira in qualche modo
alla dimensione ambientale, alla dimensione, diciamo, sia dello sviluppo sostenibile che quella di conservazione, piuttosto che di sensibilizzazione e educazione, però alla fine diciamo, rientrano in questo ambito. Per cui qui cito solo dei progetti recenti che riguardano diciamo, il risparmio di CO2, quindi legati agli aspetti, diciamo, energetici. Uno è un progetto di geotermia, un progetto integrato di geotermia con fotovoltaico per la sede dell'ente, finanziato, anche se si era proposto un ulteriore progetto dimostrativo anche in questo caso, che potesse coinvolgere i vari comuni con dei progetti, diciamo, micro di geotermia da realizzare nei comuni del parco, in alcune scuole praticamente. Nel 2012 poi è stato attivato anche un altro progetto che diciamo, in qualche modo è correlato al risparmio di emissione di CO2, che è Parking Bici. Questo solo a titolo di esempio, normalmente non può essere esaustivo, se no comportava molto tempo. Invece qua vorrei soffermare un attimo sulla capacità di interazione che ha comportato poi l'istituzione e l'implementazione del sistema con altri soggetti istituzionali. Noi abbiamo il coordinamento territoriale per l'ambiente, praticamente il corpo forestale dello Stato, che è alle dipendenze funzionali, per quanto ci riguarda, di un parco, dei parchi nazionali, come nel nostro caso appunto. E questo ci ha aiutato già nelle prime fasi a, diciamo, concentrarci di più nell'interazione con quest'altro soggetto, con quest'altra istituzione, nella definizione delle priorità, nella definizione di quelli che potevano essere degli indicatori utili ai fini del miglioramento delle performance complessive territoriali. C'è stato anche un'esperienza con ARPA Puglia e Provincia di Foggia nella condivisione dei dati ambientali, che nasce a partire diciamo, dal sistema di gestione. Altra attività partenariale migliorata. Spesso diciamo, c'è una maggiore, fra virgolette, appetibilità ad essere soggetto coinvolgibile in progetti, soprattutto quelli a carattere ambientale, cioè disporre di una certificazione EMAS aiuta, cioè diventa più competitivo l'ente che lo possiede in termini di costruzione di partenariato per l'accesso a dei bandi o a degli altri progetti. Vabbè, anche il rafforzamento dell'autorevolezza, di riconoscimento dell'autorevolezza in tema ambientale per quanto riguarda, diciamo, il territorio. Poi questo mi avvio subito verso la fine. Introduzione di logiche legate a sistemi di gestione e riconoscimento delle valenze territoriali e produttive, cioè avere fatto un'esperienza su sistemi di gestione e, fra virgolette, certificazioni ha consentito anche di avere una maggiore predisposizione, una maggiore facilità nel come dire, sviluppare politiche che mirassero anche ad altri tipi di, fra virgolette, eccellenze. Il nostro territorio è già interessato a un sito seriale UNESCO per quanto riguarda aspetti culturali, però è in corso un iter per quanto riguarda aspetti strettamente naturalistici come le fagite, nonché un altro avviato da pochissimo con Federparchi e quello della candidatura del Parco Nazionale di Gargano anche a MAB. Sempre riconosciuto dall'UNESCO, nonché un altro processo, quello della CEPS, della Carta Europea per il Turismo Sostenibile, anche questa avviata in tempi recentissimi. Oltre ai borghi autentici che potenziano un aspetto di qualificazione di eccellenza di un determinato territorio. Ma oltre a questo, abbiamo anche cito qua dei riferimenti diretti più collegabili, magari e più strettamente collegabili a quello dell'EMAS. Cioè, l'avvio di un sistema di rintracciabilità di filiera, quindi entrare in una situazione di gestione, di sistemi di gestione, in questo caso della filiera, che ha comportato, diciamo, l'avvio per un prodotto agroalimentare del parco come l'olio extravergine d'oliva, l'adesione come socio fondatore al Club EMAS Ecolabel della Puglia, dove c'era la presenza anche di interessanti e anche grandi aziende della Puglia, anche se qua, diciamo, ad oggi non ci sono grossi,
diciamo, riscontri, risultati. E poi c'è un progetto dove volevo spendere 30 secondi in più, che è quello di tutela e valorizzazione dell'arancia del Gargano IGP e del limone familiare del Gargano IGP. Praticamente è un consorzio di tutela, ha attivato per un bando a Gensud un progetto che mira appunto alla tutela e valorizzazione di queste produzioni IGP del Gargano. Il parco, oltre ad essere partner finanziatore, ha realizzato un'azione specifica che ha mirato praticamente all'introduzione di sistemi di monitoraggio e gestione ambientale. Quindi portato avanti delle varie fasi, interagendo in continuazione con il CDA e con i soci del consorzio, anche per la raccolta dati, e poi per giungere praticamente a definire, diciamo, una metodologia di iter, di percorso, che potesse facilitare diciamo, la comprensione da un lato e la fattibilità dall'altro per le aziende che fanno parte appunto di questo consorzio, sfruttando anche lo Stato, che sono già IGP, quindi hanno un proprio disciplinare, molte sono bio, e questo potrebbe favorire, per le caratteristiche proprio dei vari sistemi, potrebbe favorire lo scalino e il successivo. Ultime riflessioni, beh, così chiudo. Per un'area protetta, per il gestore di un'area protetta, penso sia molto più facile, diciamo, l'adesione all'EMAS rispetto ad altri soggetti, in quanto c'è un allineamento molto, diciamo, naturale. Una riflessione che volevo poi lanciare era quello degli enti parco nazionale post province che non ci saranno più. C'è un ruolo e una dimensione strategica comprensoriale che può essere anche, fra virgolette, valorizzata e portare anche dei frutti successivi, sicuramente in linea con la dimensione ambientale. Integrazioni strumentali, quello che dicevo prima su performance ed EMAS, ad esempio, per quanto ci ha riguardato noi, dialogano molto bene, però potrebbe anche essere l'occasione per altre pubbliche amministrazioni. Poi strumenti di incentivazione e fiscalità riguarda non solamente l'aspetto strettamente finanziario, ma anche la premialità e la possibilità, come diceva l'altro relatore che mi ha preceduto. Grazie, scusate se... Grazie Guidato, al di là delle questioni prodotti, che comunque fanno parte di un pacchetto complessivo, sono un po' l'argomento, ci sta, perché poi alla fine se lo vediamo allargato ci mettiamo dentro anche quello. Mi pare però un elemento che segnalava la difficoltà anche in interazione con altri soggetti istituzionali, che è quello che vorremmo chiamare raccolta fondamentalmente, proprio per non lasciare soli certi progetti, no? Si rischiano poi di naufragare, perché poi abbiamo visto anche con altri progetti precedenti che alla fine se viene meno, cioè non dico un'enfasi, ma se tengono meno tutta una serie di elementi, di raccordi, di condivisione, si rischia che poi tutto finisca. Passeremo poi alla seconda parte della giornata, magari approfondendo meglio questi aspetti. Do la parola invece alla dottoressa Pesotto del Comune di Udine. Buongiorno a tutti, sono Elisa Presotto e ringrazio molto l'invito ad essere qui oggi, che ho accolto con molto piacere, anche perché rappresento di fatto due entità oggi, il Comune di Udine che mi dà lavoro e l'EMAS Club Fiorenza Giulia, che è un'associazione che è nata nel 2013 e che raccoglie tra i suoi soci alcuni dei comuni certificati EMAS in regione, ma non solo comuni, anche entità private certificate EMAS e ISO 14001, e che ha lo scopo, l'obiettivo ambizioso di voler creare quelle, insomma, sinergie sia tra enti pubblici certificati in regione che tra enti pubblici e privati, in modo appunto da lavorare meglio insieme, da creare quella massa critica che forse adesso ancora non c'è. E,
visivamente e concretamente queste sono le nostre certificazioni EMAS a livello di pubblica amministrazione a Friuli Venezia Giulia. Abbiamo 6 comuni, intesi come amministrazioni comunali, molto diverse tra di loro, vedete si parte dal comune da 900 abitanti, Verzeni, in alta montagna, e si arriva al comune di Udine che ne ha circa 100.000 di abitanti, quindi in realtà diversissime tra di loro. Ho messo anche i 2 consorzi industriali quanto enti pubblici economici, però si tratta di piccoli, proprio piccoli numeri. Contate che il numero totale dei comuni Friuli Venezia Giulia è 216. E cosa ho voluto fare? Come ho interpretato questa testimonianza? Io l'ho interpretata in questo modo, cioè ho voluto far sì, ho voluto individuare tra tutti i comuni appunto certificati e tra le attività che stanno facendo, proprio concretamente quali sono le azioni di miglioramento, gli aspetti diretti del comune, che però possono avere un effetto volano sul territorio, sul cittadino, e poi le azioni di miglioramento, e le ho indicate con le faccine verdi, perché comunque sono azioni di miglioramento, e poi invece le azioni di miglioramento, gli aspetti indiretti territoriali, quindi quelle azioni proprio rivolte al territorio, e le ho indicate con la faccina arcobaleno. E ho fatto questa operazione, se volete, di catalogazione, di raccolta su alcune tematiche, insomma, che secondo me sono fondamentali, quindi aria, acqua, energia, rifiuti, acquisti verdi e mobilità. Dando, e a quelli che vi darò saranno dei flash dal nostro territorio. Partiamo dalla tematica aria. La tematica aria vede, appunto dalle mie indagini, una sola iniziativa, diciamo, originale, che è quella del comune di Prata di Pordenone, che ha realizzato questa campagna informativa con una guida pratica sull'applicazione del PAC, Piano d'Azione Comunale per la Qualità dell'Aria, che è un progetto condiviso non solo da Prata di Pordenone, ma da altri 10 comuni dell'area pordenonese, per comunicare ai cittadini in maniera facile cosa fare per ridurre quegli episodi acuti di emissione in atmosfera. Per contro, l'ho messa, ma di fatto non è una pratica originale, c'è il comune di Udine che pubblica, sì, ha una grafica interessante, però pubblica sul sito web le ordinanze sindacali. Ecco, sono due approcci diversi, le conclusioni ve le dico dopo. E andando alla tematica acqua, abbiamo interventi molto più numerosi, molti più comuni si sono impegnati o comunque hanno scelto di agire su questa tematica. Quindi abbiamo interventi che per la maggior parte dei casi sono interventi infrastrutturali quando parliamo di questo tema, quindi si parla di aumento della rete fognaria, monitoraggio e riduzione e interventi per la riduzione delle perdite di rete. A questo proposito dobbiamo citare che in tutti questi comuni siamo sotto la media nazionale, siamo sul 15-20% di perdite di rete, che insomma, è un buon risultato visti i valori nazionali. E abbiamo in almeno 2 comuni un'elevata percentuale di allacciamento dell'utenza alla rete fognaria. E se invece vogliamo andare a guardare l'intervento più originale, quello del comune di Porcia, dove è stata portata avanti una campagna che è quella che vedete in alto, dal titolo Sport a basso consumo, con l'installazione di elevatori a basso flusso in tutti gli impianti sportivi. Ora questa è una campagna per sì ridurre i consumi idrici in impianti dell'amministrazione comunale, quindi in strutture dell'amministrazione comunale, però è una sorta di comunicazione all'utenza di una buona pratica che può adottare a sua volta a casa propria. Quindi era quella più originale. Poi ci sono altri interventi che sono stati fatti grazie alla presenza di progetti europei, questo Interreg GAP che ci ha coinvolto come Udine, appunto, è stato molto utile per ridurre le perdite di rete. E passiamo al tema energia, ecco, questo è una delle tematiche, diciamo, se volete, passate da me più gettonate, nel senso che si passa dall'azione di utilizzare l'energia verde su tutti gli edifici pubblici
all'installazione degli impianti fotovoltaici sempre su edifici pubblici, uffici, scuole, eccetera, forse più negli anni passati dove c'era appunto un conto energia piuttosto che adesso, ma è comunque stata una pratica, un'azione molto, molto, molto sentita. A tutti gli interventi che riguardano sia l'elaborazione di piani sia proprio interventi di efficientamento della rete di illuminazione pubblica, per cui l'utilizzo del LED o comunque interventi di efficientamento anche alle sorgenti semaforiche che hanno portano a notevoli riduzioni dei consumi. Queste sono tutte verdi perché diciamo riguardano sì il patrimonio pubblico, ma possono avere sempre quell'effetto volano di cui vi dicevo sul cittadino. Poi parliamo di regolamenti edilizi che possono avere integrati al loro interno delle parti che riguardano l'efficientamento energetico, comunque le buone pratiche per ricostruire sostenibile, e anche questi hanno dei riflessi appunto sul territorio perché devono essere applicati da chi va ad operare in campo edilizio. E poi tutta una serie di campagne informative, vedrete la serata energia, piuttosto che progetti specifici a livello europeo, piuttosto che il grande progetto, appunto, la grande iniziativa a cui moltissimi comuni hanno aderito, che è il programma Prometheus, che insomma, è stata molto diffusa. Altro tema gettonato sono i rifiuti, comunque la gestione dei rifiuti e oltre, per cui si parte da percentuali molto elevate di raccolta differenziata, diffuse in quasi in tutti i comuni appunto prese in considerazione, alla creazione di campagne o giornate informative ulteriori rispetto a quelle classiche che possono essere l'ambiente puliamo il mondo, all'elaborazione di documenti come questo che vedete non si legge forse molto bene, il riciclabolario, dove per ogni lettera viene associato il suo rifiuto, è una sorta di vocabolario dove appunto ti dice dove mettere, cosa mettere, come mettere i materiali. Ha campagne che vanno al di là della raccolta differenziata, quindi un comune con un'elevata raccolta differenziata però pensa io devo ridurre anche il consumo dei rifiuti, non devo solo differenziare. E allora l'azione che è stata fatta almeno in tre comuni è stata quella di diffondere il compostaggio domestico. Per cui abbiamo, certo i comuni sono piccoli, però voglio dire, se abbiamo un percentuale del 40-50% di utenze che utilizzano il compostaggio domestico, insomma la produzione dei rifiuti si riduce chiaramente. Iniziative originali, tra queste ho messo quella del comune di Porcia, che vedete là in alto, e che è la distribuzione dei pannolini lavabili a tutte le famiglie con dei nuovi nati. E questa è un'iniziativa che secondo me insomma, è originale, andava citata. Ecco. E poi anche tra le iniziative originali, forse non più tanto originale, ma comunque specialistica nel suo campo, quella del comune di San Daniele, dove noi abbiamo una manifestazione che si chiama Area di Festa che promuove il prosciutto di San Daniele, in quanto è la città dove si produce il prosciutto crudo di San Daniele, ed è una manifestazione in cui l'80% della raccolta è differenziata, è fatta in modo differenziato, quindi questo è sicuramente un dato da citare. Ultime due tematiche, acquisti verdi e mobilità. Allora, acquisti verdi sicuramente è un tema molto sentito da tutti i comuni e tutti i comuni lo ritengono fondamentale e strategico e comunque anche alla luce della nuova normativa si diffonderà sempre di più. Ci sono settori in cui è molto più applicato o comunque molto più facile da applicare, passatemi la parola facile, che sono cancelleria, carta, arredi, pulizia, apparecchiature elettriche, altri settori in cui, come quelli edilizio, i lavori pubblici, i materiali, dove non ci siamo ancora, però appunto rispetto ai nuovi canoni che sono stati introdotti, c'è quello sull'edilizia, vedremo cosa succederà. Mobilità, l'ultima tematica, abbiamo molti interventi. Io li ho definiti standard, comunque che sono le piste ciclabili, mobilità lenta, le campagne nelle scuole, il pedibus, diffuse in tutti i comuni, mentre invece ancora emergenti sono quelli che riguardano la mobilità elettrica. Per il momento abbiamo solo il caso di Udine, dove noi stiamo appunto attivando delle colonnine e
cercato di attivare il car sharing con auto elettriche. Ho cercato di vedere quali erano appunto le azioni più, come tipologia più diffuse, vedete che appunto energie e rifiuti sono quelle che fanno per la maggiore, mentre invece altre tematiche sono state meno sviluppate. Conclusioni, si tratta di comuni di eccellenza, sicuramente questo è da dire. Si tratta di comuni creativi dove appunto sono stati sviluppati temi piuttosto che altri, rifiuti energia piuttosto che altri. Altre tematiche sono sviluppate ma sono rimaste all'interno dell'ente, cioè non sono state comunicate, oppure sono più difficili da comunicare, quindi qualità dell'aria, riduzione dei consumi idrici. Il GPP, come dicevo prima, fondamentale ma non ancora adeguatamente comunicato, mentre invece potrebbe avere dei risvolti interessanti. E mobilità sostenibile, come vi dicevo, iniziative standard e emergente ancora la mobilità elettrica. A voi ulteriori riflessioni, grazie. Ok, grazie. Sapevamo già che il comune di Udine era, come dire, all'avanguardia di alcuni percorsi, ci eravamo già sentiti e visti. Però l'ultima slide mi dice che c'è sicuramente qualcosa ancora da lavorare, da fare. Sono iniziative, se ne esempio in alcuni trasporti, iniziative non solamente condivise ma sistematiche, allargando un po' anche la visione sul territorio, anche perché Udine, insomma, dentro il territorio qualche cosina c'è di importante su cui cominciare a ragionare in maniera un pochino diversa. Grazie di nuovo. Allora, la mattinata sembrerebbe conclusa, ma non lo è. Abbiamo delle situazioni a sport. Prego, ma infatti lo stanno aspettando. Grazie. Allora, nell'attesa ci sono tre testimonianze, due previste, la terza no, non prevista, ma invece io, diciamo, molto ben volentieri diamo sul tavolo. Abbiamo l'assessore all'ambiente del comune di Bibona, Giovanni Lorenzo Mulè, la dottoressa Linda Palumbo, Castiglione della Pescaia, e il dottor Traversi in rappresentanza della Lapo Chimico e Farmaceutico di Latina. Non ho il cavaliere. Facciamo senza, ma credo che sia molto più valida la testimonianza che il cavaliere Sulla. Diciamo, do la parola all'assessore all'ambiente del comune di Bibona. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, ritengo che sia doveroso chiaramente iniziare con i ringraziamenti e il fatto di essere qui per noi è un grande onore, perché rappresento una piccola realtà territoriale. Probabilmente diciamo però che questa chiamata sta a significare che in questi 10 anni di registrazione EMAS nel comune di Bibona ha probabilmente convinto in senso positivo l'attenzione degli addetti ai lavori della struttura EMAS, perché probabilmente le iniziative hanno avuto sicuramente dei meriti. In relazione a questo, ritengo che sia anche importante la continua sinergia che deve venire fuori dalle amministrazioni comunali e dagli verificatori, quindi dalla struttura dell'EMAS, perché ritengo, in base un po' a quello che aveva detto Parrini prima, la difficoltà che abbiamo noi amministratori locali di interfacciarsi con gli utenti sempre di più per attivare le iniziative indirette, diciamo che l'aiuto che può venire fuori da queste strutture credo sia elemento determinante.
Come comune di Bibbona, diciamo, l'attività probabilmente più evidente e che ci ha portato a illustrare il nostro progetto credo che sia quella relativa alla gestione dei rifiuti. Alla gestione dei rifiuti, perché il comune di Bibbona ha una peculiarità che ci contraddistingue, che è quella legata all'aspetto demografico. Infatti è un comune che ha una popolazione residente di poco più di 3.000 abitanti, però nel periodo estivo la sua presenza, la presenza media giornaliera spesso raggiunge una cifra superiore al 50.000 abitanti. Questo chiaramente è dovuto alla presenza nella frazione di Marina di Bibbona di 14 campeggi di oltre 3.000 appartamenti facenti parte di grandi condomini, di vari stabilimenti balneari, numerosi alberghi e strutture ricettive varie, oltre alle molteplici attività turistiche che specialmente negli ultimi tempi stanno ravvivando la nostra bellissima campagna. Per dare un senso anche più esplicito a questo fenomeno possiamo anche asserire che dai dati forniti dall'ufficio turistico della provincia di Livorno nell'anno passato l'affluenza turistica ha superato il milione di presenze, che rappresenta l'incremento in termini percentuali più elevati della provincia. È chiaro che è evidente un po' a tutti che un comune strutturato come il nostro, quindi considerato a tutti gli effetti un comune al di sotto dei 5.000 abitanti, quindi con tutte le criticità relative ovviamente al fabbisogno e alla disposizione delle strutture, sia in termini di risorse umane che in termini di risorse economiche, si trovi veramente in difficoltà a garantire per 4-5 mesi l'anno tutti quei servizi funzionali correlati e indispensabili al mantenimento di tale flusso turistico. Ed è per sopperire a questo che l'amministrazione comunale ha dovuto, diciamo fra virgolette, inventarsi delle iniziative proprie, stimolate però dagli impegni che la registrazione EMAS, che come ho detto prima è già dal 2007, che è stata ottenuta dall'amministrazione, imponeva, con particolare attenzione proprio alla gestione dei rifiuti. Quindi cosa è stato fatto? È stata fatta una riqualificazione sostanziale al centro di raccolta della frazione di Marina di Bibbona con l'inserimento di una pesa a ponte per la registrazione dei dati di carico e scarico per ogni automezzo. Il tutto collegato a un software e con un database in maniera tale da monitorare ovviamente tutte le attività che vanno a confluire nel centro di raccolta. Insieme diciamo, a questa iniziativa anche la predisposizione di un nuovo regolamento di gestione dei rifiuti che è stato approvato nel 2010 ha comportato l'attivazione di un percorso che diciamo, sta producendo proprio in questi ultimi tempi un raggiungimento nella percentuale della raccolta differenziata pari quasi al 65%, che è la percentuale che ci impone diciamo, la legge. Questi elementi determinanti per l'ottenimento di questi risultati sono stati ottenuti grazie però alla condivisibilità di queste azioni e al conseguente coinvolgimento degli operatori turistici, economici e produttivi. Infatti è stato proprio grazie alla sinergia che si è riuscita ad imbastire con questi soggetti interessati tramite campagne di sensibilizzazione, incontri, confronti, monitoraggi costanti, tutte azioni finalizzate ad individuare criticità e trovare insieme relative soluzioni. Ed è proprio per questo che siamo riusciti appunto a raggiungere questi obiettivi prefissati. La scelta di coinvolgere attivamente l'utenza con la sottoscrizione di atti denominati protocolli ambientali, con i quali i titolari delle varie attività si sono impegnati ad effettuare in modo corretto e costante la raccolta differenziata e appunto una testimonianza tangibile. Preme sottolineare però che questa amministrazione ha ritenuto anche di dover individuare queste iniziative tenendo conto anche delle peculiarità e delle bellezze ambientali del territorio, in particolare quello di Marina di Bibbona, stimolando quindi dei comportamenti virtuosi nella produzione e nel conferimento dei rifiuti e riducendo o eliminando quasi in taluni casi gli impatti visivi che sono
relativi alle attrezzature, diciamo, necessarie per la raccolta dei rifiuti. Quindi sono stati individuati degli elementi, diciamo, noi riteniamo anche originali, dovuti alla coerenza e alla struttura del proprio ambiente. Innanzitutto i maggiori produttori di rifiuti, che sono i campeggi e gli alberghi, che hanno oltre 40 posti letto, li abbiamo obbligati a conferire direttamente al centro di raccolta e conseguentemente al rispetto delle percentuali di raccolta differenziata previste da un regolamento della Tari, al fine di ottenere una prescritta riduzione della tariffa pari fino al 20%. Le altre attività turistiche e commerciali le abbiamo obbligate a partecipare alla raccolta porta a porta delle principali frazioni di raccolta differenziata, quindi carta, cartone, multimateriale e organico. E anche in questo caso, con il raggiungimento di questa situazione, una riduzione del 10% della tariffa TARI. I grandi condomini residenziali di Marina di Bibbona, che rappresentano un'ulteriore realtà, sono state realizzate le isole ecologiche, che sono state debitamente mitigate con siepi e alberature, e questo ha consentito anche l'eliminazione, come dicevo prima, della maggior parte dei cassonetti stradali. In termini di benefici, e concludo, è chiaro che ci sono stati ovviamente dei maggiori controlli su soggetti conferenti, un monitoraggio quindi continuo tramite la comunicazione mensile ai soggetti conferenti delle percentuali di raccolta differenziata, in maniera tale che loro sappiano anche qual è il loro grado di conferimento. Ovviamente tutte le questioni legate agli aspetti ambientali che abbiamo detto, e chiaramente tutto questo è anche legato all'elemento più importante, che è riconducibile quindi alla possibilità di garantire il mantenimento dei riconoscimenti ambientali, come ovviamente la registrazione EMAS, la certificazione ISO 14001, la bandiera blu e la bandiera verde, che è l'ultima arrivata, e quindi è tutto questo per riuscire ad ottenere e avere uno sviluppo più sostenibile del nostro territorio. Grazie. Grazie, professore. Fa piacere della somma delle registrazioni delle bandiere e quant'altro. Però mi pare che periodo nel percorso c'è un po' anche difficoltà, non solamente quelli di mantenere questa registrazione, ma le difficoltà anche proprio di una gestione complessiva di tutti gli aspetti ambientali che possono annoverare all'interno di un comune, tra l'altro con diciamo lato turistico, quindi significa approcciare alcuni periodi dell'anno delle problematiche rispetto all'anno non ci sono, quindi una situazione abbastanza difficile, complicata, e quindi al di là dell'impegno che c'è, magari poter condividere questo impegno anche con altri soggetti, cominciando ad esempio operatori turistici, non sarebbe male, ma per far capire quello che c'è dietro. Ok, grazie, corro un po' perché altrimenti andiamo fuori con i tempi. La dottoressa Palumbo, Palumbo. Sì, tanto conosco una Palumbo, ecco perché. E mi sbagliano sempre. Palumbo, ok. Allora, buongiorno a tutti, sono molto felice di essere qui oggi per potervi parlare dell'esperienza della registrazione EMAS nel comune Castiglione Pescaia, dove già da diversi anni ho un incarico professionale per il mantenimento dei vari riconoscimenti ambientali dell'ente e da cui appunto la registrazione EMAS. Per farvi un quadro della nostra situazione, vi illustrerò in maniera più generale il contesto nel quale appunto ci troviamo, le caratteristiche del nostro territorio. E come si fa? Andarvi alla presentazione. Quindi un quadro generale per contestualizzare Castiglione della Pescaia, e poi passerò a soffermarmi più nel dettaglio su quelli che sono i vantaggi che il Comune ha ottenuto grazie all'uso di questo strumento, ma anche le difficoltà riscontrate, in modo che dall'analisi delle luci e delle ombre dell'EMAS nella nostra esperienza le istituzioni più presenti e anche i comuni intervenuti possano trarre spunti per il futuro. Castiglione della Pescaia, che conoscete, è una località di mare a sud della Toscana, quindi in provincia di Grosseto, un territorio di circa 210 km2, una popolazione residente che si aggira
negli ultimi 10 anni San Matteo è stato tra i 7.300 e i 7.400 abitanti, per cui la densità abitativa è di circa 35 abitanti per chilometro quadrato. Come il comune di Piombona, anche noi siamo un paese di mare, quindi caratterizzato da importanti flussi turistici che nel mese di agosto, che è un po' il mese di punta, ci fanno registrare circa oltre 400.000 presenze turistiche ufficiali, che corrispondono a circa 13-14.000 presenze turistiche giornaliere in più. Ovviamente queste sono quelle ufficiali, quindi quelle che risiedono nelle strutture turistiche, ma non tengono conto dei flussi senza prenotamento, delle persone che albergano nelle seconde case o comunque in appartamenti in locazione da privati. E considerato che abbiamo più di 10.200 seconde case, quindi più seconde case dei residenti, si capisce come l'affluenza turistica sia in realtà molto maggiore di questi che sono i dati ufficiali quelli della provincia. La motivazione di questa grande affluenza è senz'altro ricercare nella bellezza del territorio, nella varietà paesaggistica che lo contraddistingue. Si va dai borghi medievali come quello di Castiglione, che sono dominato da un castello aragonese del XV secolo, del quale qui abbiamo appunto una veduta, anche della parte nuova del paese che si sviluppa nel dopoguerra nella costa. Sullo sfondo si vede una zona paludosa, che è il padule della Diaccia Lutrona, che è una zona umida di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar, popolata da centinaia di specie di uccelli, tra cui fenicotteri rosa, eroni, tarabusi, eccetera, eccetera. Ci sono postazioni di birdwatching da cui si può osservare questa casa rossa, che è questo edificio imponente costruito all'epoca dei Medici a fini idraulici per tentare la bonifica di quest'area, che dal punto di vista naturalistico si può dire fortunatamente non è riuscita, permettendo di farci mantenere questa elevata biodiversità. A Puntala abbiamo un attrezzatissimo porto anche per yacht di grandi dimensioni, una natura incontaminata, delle acque cristalline che caratterizza anche la zona di Rocchette. Come vedete, questi sono le nostre acque, ma abbiamo anche importanti zone collinari, borghi delle cosiddette frazioni, i Poggi di Tirli, Buriano, da cui si vedono panorami mozzafiato, e anche Vetulonia, famosa per i suoi resti archeologici, il suo museo civico, i suoi parchi e i suoi scavi, perché appunto è un importante sito etrusco. Dopo questa breve carrellata capite anche perché il nostro comune già da anni ottiene vari riconoscimenti ambientali. La bandiera blu e le strutture legalmente sono quelle più note al grande pubblico, ma si affiancano e vengono ampiamente supportate dalla certificazione ISO 14001 e dalla registrazione EMAS. Come vedete, la bandiera blu è stata ottenuta nel 1987, che fu l'anno istituzione del premio, nel 92 e poi consecutivamente dal 2000 al 2016, quindi per 19 bandiere totali. Le 5 vele sventolano sui nostri litorali dal 2000 e nel 2014 e nel 2015 abbiamo ottenuto il primo posto nella sigla dell'ambiente, ottenendo il titolo di mare più bello d'Italia. Dopo direte perché mi soffermo anche su questo, perché spero possa essere utile per gli spunti di miglioramento. Come vedete, la certificazione ISO ce l'abbiamo dal 2000 e la registrazione EMAS, che è l'ultima arrivata dal 2006, quindi ormai sono 10 anni. È l'ultima arrivata perché probabilmente solo in un secondo momento l'amministrazione comunale si è resa conto che EMAS ha un valore aggiunto rispetto a tutti gli altri strumenti di gestione. Un valore aggiunto va ricercato innanzitutto nell'obbligo di fare un'analisi ambientale iniziale che permetta appunto un quadro generale degli aspetti, degli impatti e in relazione anche agli obiettivi poi lavorare ambientali necessitanti. Il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali deve essere poi misurabile tramite appunto indicatori chiari, ma è soprattutto l'apertura, la trasparenza e la comunicazione privata delle informazioni ambientali che costituiscono questi elementi determinanti a differenziare EMAS dagli altri strumenti. Il nostro percorso per l'ottenimento della registrazione è iniziato intorno agli anni 2002-2003 grazie a questo progetto EcoMare, che è acronimo di EMAS per la costa mare in mano, che ha visto la collaborazione dei comuni limitrofi di Castiglione, Grosseto, Pollonia e Scarlino, che sono tutte località costiera, proprio finalizzata all'ottenimento della registrazione EMAS per tutti e quattro i comuni. Una volta ottenuto però l'obiettivo dell'ottenimento della registrazione, la collaborazione non è continuato, ognuno ha seguito appunto il proprio percorso. Ovviamente non mi soffermo a lungo sui vantaggi interni perché sono emersi un po' da tutti i contributi, il miglioramento del coinvolgimento del personale, quindi si è superato un po' il fenomeno tipico delle pubbliche amministrazioni che ha la tendenza a lavorare un po' per compartimenti stagni, il miglioramento del controllo, della condivisione dei dati, indicatori, ma anche obiettivi e traguardi ambientali, e tutto questo ovviamente favorisce la comunicazione esterna perché è più facile sia rispondere alle richieste di informazione ambientale da parte dei cittadini, ma anche avere un dialogo più aperto per quello che riguarda
gli impatti ambientali diretti e indiretti dell'ente. E poi non è da sottovalutare anche la facilitazione che questa registrazione ci ha permesso di avere nel rispetto degli obblighi normativi, ma non solo quelli ambientali, basti pensare per esempio alla normativa sulla trasparenza, che diciamo, sulla quale ci siamo trovati già un passo avanti, così come è stato molto semplice redare il rendiconto di mandato. E in alcuni casi abbiamo anche anticipato la normativa rispetto di alcuni obblighi normativi, per esempio pensando agli obblighi sugli acquisti verdi che erano stati citati anche stamattina, per quanto riguarda i criteri ambientali minimi da inserire appunto nei bandi per gli affidamenti di beni e servizi. Noi già dal 2002 abbiamo fatto un bando per l'affidamento della MES, del servizio di riflessione scolastica a basso impatto ambientale, dove erano stati inseriti dei criteri premianti per l'uso di prodotti ecologici per la pulizia dei locali delle stoviglie, uso di prodotti di carta anche in questo caso ecologici, l'utilizzo dell'acqua in caraffa per cui la ditta affidataria era obbligata a fornire dei naturalizzatori per l'acqua da mettere nei plessi scolastici, tutti spunti che avevamo preso proprio dai criteri ambientali minimi che erano già stati approvati con il Ministero del 2011, ma che sono diventati obbligatori a seguito del recente collegato ambientale entrato in vigore a febbraio e del codice degli appalti appunto di aprile. E tutto questo, tra gli altri vantaggi, bisogna inoltre ricordare la facilitazione dell'ottenimento di finanziamenti, sia perché tanti dati che si possono mettere in evidenza in una richiesta di finanziamento vengono tratti proprio da tutta l'analisi ambientale che sta dietro alla registrazione EMAS, ma anche perché le commissioni giudicatrici tengono in alta considerazione una richiesta di finanziamento proveniente da un ente registrato EMAS, e lo dovranno fare sempre di più, visto che anche l'articolo 17 del collegato ambientale prevede proprio che la registrazione EMAS debba essere ritenuta come un criterio premiante nella formazione delle graduatorie laddove si vanno a dare finanziamenti e agevolazioni in materia ambientale. Qui c'è un breve elenco di alcuni esempi di bandi a quali abbiamo partecipato ottenendo finanziamenti, si va da bandi piccoli, regionali o provinciali per acquistare vari contenitori per la raccolta differenziata, quindi da 500 compostiere che sono state date in dotazione alle utenze domestiche a 20 campane per la raccolta stradale, a 200 bidoncini per la raccolta dell'umido per le strutture turistico-ricettive utenti del servizio porta a porta, e anche noi, come diceva il Comune di Verona, facciamo nel periodo estivo. Tutti ovviamente prodotti in plastica riciclata con marchio plastica seconda vita. Poi abbiamo ottenuto finanziamenti per due impianti fotovoltaici grazie al bando ministeriale sulla scuola, uno alle scuole medie e uno alle scuole elementari. Progetti europei sul piano di sviluppo rurale che ci hanno permesso di riqualificare 160 km di sentieristica per renderle percorribili anche tramite trekking, cavallo e mountain bike, e quindi unendo le varie frazioni. Progetti nel campo della pesca tramite il Fondo Europeo della Pesca, uno dei quali ha visto la valorizzazione della pesca turismo, l'altro invece la diffusione della conoscenza del pesce povero e delle specie ittiche occidentali e poco note. Sono stati molto graditi dai nostri turisti perché più di 40 uscite di pescaturismo sono state fatte gratis per gli ospiti delle nostre strutture, così come 24 degustazioni di pesce povero. Però in questo contesto mi preme soprattutto per evidenziare quei progetti che sì, hanno ottenuto finanziamenti grazie anche al contributo dell'EMAS, ma che hanno poi permesso un effettivo rapporto, coinvolgimento e sensibilizzazione degli operatori locali. Si va dal progetto esperti d'ambiente, con il quale avevamo l'obiettivo proprio di sensibilizzare gli operatori turistici ad adottare buone pratiche nella gestione delle loro strutture, attraverso incontri tematici o dedicati magari all'uso del razionale della risorsa idrica, all'uso delle fonti rinnovabili, tecnologie energetiche efficienti, fino a diffondere anche la conoscenza della certificazione ambientale di prodotti e servizi. Ok, progetti di Agenda 21, progetti di bilancio partecipativo, progetti anche nel settore turistico per fare rete e creare dei gruppi di lavoro con gli operatori turistici che permettessero al Comune di capire dove impostare le loro politiche ambientali e turistiche. Questi sono progetti che ci sono stati proposti da esperti esterni che sapevano scelto di realizzarli o di proporli comunque in un comune registrato EMAS, sapendo quanto è importante per un comune EMAS fare iniziative partecipative di questo tipo. E il comune si è posto quindi anche come volano per il territorio, tant'è che l'associazione locale castiglionese degli operatori turistici
ha poi attivato tante iniziative ecologiche per un progetto più grande finalizzato ad un'offerta green di tutto il territorio. Vado velocemente perché Medina non me ne resta poco tempo, quindi hanno organizzato da soli gruppi di acquisto per biciclette da dare a disposizione ai loro ospiti, gruppi di acquisto per le lampadine LED per sostituire quelle nelle varie strutture, raccoglitori di pile, prodotti monouso, eccetera. Ma dopo le varie luci arriviamo alle difficoltà. La prima difficoltà è quella della necessità di una figura dedicata a seguire l'EMAS dall'inizio alla fine, a coinvolgere, a fare la collante tra i vari settori. Questa figura è stata individuata in un esperto esterno in questo caso, e questo è un rischio per l'amministrazione comunale, perché comunque anche a seguito delle varie ambiti di selezione c'è il rischio di dispersione delle conoscenze. Come il professionista è caricato alla redazione della dichiarazione ambientale, non posso fare a meno di evidenziare la difficoltà di rendere effettivamente questo strumento comunicativo, semplice, di facile lettura per i non esperti, perché comunque i dati che abbiamo sono tanti, i requisiti imposti dal regolamento sono tanti, e c'è il rischio di sintetizzare banalizzando, no? Quindi per non banalizzare bisogna comunque dare un supporto a questi dati. E poi l'altro grande problema è quello che è legato al valore aggiunto della comunicazione EMAS, della registrazione EMAS, cioè la comunicazione esterna. È vero che abbiamo fatto anche tante iniziative di coinvolgimento del territorio, ma in queste iniziative quello che passa generalmente non è il fatto che siamo comune EMAS, lo si dice, lo si ricorda sempre, però non si approfondisce mai nel dettaglio cosa questo significa per il comune. Si passa il messaggio generale di attenzione all'ambiente, ed è quello ovviamente che serve, però bisognerebbe anche cercare di valorizzare un po' di più questo strumento EMAS, di renderlo più comunicativo, di far capire meglio alla gente di cosa si tratta, come un po' succede, come dicevo prima, per le bandiere blu e le cinque vele, che sono più note al grande pubblico, sono più facili da capire e vengono comunicate anche più facilmente tramite anche singoli eventi o materiali informativi dedicati. Eventi che vanno dalla conferenza stampa di consegna delle bandiere agli stabilimenti balneari, che è comunque un modo e un'occasione per ricordare i criteri di assegnazione delle bandiere, fino a eventi grandi come Expo, alle quali ha partecipato legalmente, portando anche l'esperienza dei comuni premiati 5.000. Quindi bisognerebbe anche a livello di EMAS ci cercasse di creare eventi proprio EMAS per portare EMAS tra la gente, per fare più, facendo magari anche rete fra vari comuni, ma non solo rete, come ho visto tante esperienze, per mantenere costantemente la registrazione in maniera congiunta e collettiva, ma anche per avvicinare EMAS al cittadino. Ovviamente questo potrebbe essere, diceva prima, non c'è bisogno, non si devono solo chiedere finanziamenti, però ecco, se ci fossero finanziamenti da parte del Ministero anche nel piccoli, nel creare eventi, nel creare reti, nel supportare le amministrazioni in queste spese di collaborazione esterna, che ho visto rappresentano per tutti una difficoltà. E arrivo alle conclusioni, l'ultimo spunto che vi vorrei dare è quello per l'ISPRA, per il Comitato EMAS della sezione Eolab, è quello di premiare, anche se non economicamente, ma semplicemente dando per esempio un premio, come si fa per le migliori dichiarazioni ambientali, anche un premio a chi realizza i migliori eventi EMAS, gli eventi più comunicativi, più finalizzati a far capire al semplice cittadino l'impegno che sta dietro a questo percorso. E poi il comitato dovrebbe anche stimolare e partecipare alla creazione di queste reti, oltre che magari un piccolo aiutino per dare dei feedback a chi invia poi al comitato le dichiarazioni ambientali per cercare di consigliare cosa è più utile da mantenere nella dichiarazione e cosa invece può essere ritenuto superfluo, perché magari facendo incontri, seminari anche proprio su questo tema si potrebbe effettivamente sfruttare questo documento in maniera molto migliore. E quindi niente, ben bene un'occasione di confronto come queste tra i vari enti, affinché tutte le varie istituzioni e soggetti a vario titolo coinvolti nella diffusione e nell'applicazione dello strumento EMAS possano iniziare appunto a condividere le proprie esperienze al fine appunto di rendere questo strumento più conosciuto dal grande pubblico. Ringraziamo la dottoressa Palumbo per la sua velocissima esposizione, perché in poco tempo è riuscita comunque a mettere sul tavolo una serie di input e di informazioni, non solamente su quello che è stato fatto, ma su quello che anche
si dovrebbe fare, due, riprendo al volo, l'attività del comune come volano per il territorio, ciò che ha fatto e ciò che in qualche modo gli sarà chiesto, ovviamente l'attenzione all'ambiente diventa l'elemento premiante, non il premio dato per, ma l'attenzione all'ambiente è l'elemento premiante. Questo è il punto su cui fare attenzione. Grazie. Una cosa, lei dice dobbiamo dovete essere presenti anche quando noi facciamo le dimostrazioni, eccetera. Ditecelo. Certo, no, se ce lo dite, magari possiamo anche essere presenti. Purtroppo, appunto, avendo fatto tanti progetti. Per cui lo sappiamo, saremo essere presenti. Se non lo sappiamo, poi ci diventa difficile. Il problema è che non abbiamo ancora fatto eventi incentrati sull'EMA, perché a monte, secondo noi, c'è ci dovrebbe essere un po' più di diffusione prima della conoscenza di cosa okay. Il riferimento è. Noi come comuni ci proviamo nel nostro piccolo, se si riesce a coordinare le forze per provarci tutti insieme. Raccogliamo l'invito. Passo la parola. Ok. Sì, avevo. Ah, non ce l'ho. Ah, sì, va bene. Dottor Taversa in rappresentanza dell'albo clinico per farmaceutico di Latina. Buongiorno a tutti, grazie dottor Patrini per l'invito e soprattutto complimenti per queste iniziative, credo non sia la prima alla quale ci incontriamo, perché è estremamente interessante e importante per chi oggi si apertura del progetto di dell'EMAS territoriale condividere esperienze e difficoltà. Dagli interventi che mi hanno preceduto, infatti, colgo moltissimi spunti che potrebbero essere implementati nel nostro territorio, all'interno del nostro EMAS e purtroppo anche molti impianti. Il nostro è un progetto che purtroppo si sta gradualmente ma inesorabilmente spegnendo. Nasce circa 6-7 anni fa l'idea di una registrazione EMAS di distretto di ambito produttivo omogeneo all'interno di Confindustria Latina nella Regione Lazio, associazione datoriale afferente a Confindustria e attualmente un'industria, siamo confusi all'interno di un'associazione regionale, tra un gruppo di dirigenti e manager di multinazionali chimiche e farmaceutiche dell'associazione stessa, aiutati e coadiuvati dal professor Ricardo, che so che interverrà nel pomeriggio, nella tavola rotonda del pomeriggio. Non direttamente, diciamo, non sarà presente direttamente lui, ma ci sarà un altro professore, il professor Bessa del Sant'Anna, che lo sostituisce. Sì, ecco, per noi è stato un supporto fondamentale per raggiungere l'obiettivo della registrazione. L'esigenza era questa: il settore chimico-farmaceutico, non so se è molto noto, è un settore che comunque a livello percettivo della popolazione è molto impattante come attività produttiva manifatturiera. Lo sarà anche, ma è un settore che investe enormi risorse in progetti di sostenibilità e di ecosostenibilità ed in particolare è un settore che dà come la compliance normativa, diciamo, quindi il rispetto della normativa, come appunto si dà questo semplicemente come punto di partenza e poi ha obiettivi molto più ambiziosi. Il problema era comunicare, trasmettere questo tipo di approccio alla popolazione del territorio circostante e quindi si decise di investire delle risorse per raggiungere questa registrazione EMAS del territorio e poi successivamente consegnarla al territorio stesso. E fui incaricato io di presiedere il comitato promotore in qualità di presidente della sezione ambiente dell'allora Confindustria Latina e avviamo questo tutta una serie di procedure necessarie all'ottenimento della registrazione che dopo circa un anno, grazie anche a un finanziamento della Regione, attraverso la Camera di Commercio riuscimmo a raggiungere. Gli enti che facevano parte erano le amministrazioni, l'associazione, la rappresentanza delle aziende, le amministrazioni comunali nelle quali le aziende risiedevano, risiedono tuttora, la Camera di Commercio e la provincia di Latina. Abbiamo portato anche noi avanti progetti importanti proprio per
a far valere la valenza, diciamo, a sottolineare la valenza trasversale della registrazione EMAS, e quindi ci siamo cimentati con progetti come la revisione delle autorizzazioni AIA nella provincia di Latina. Chi conosce la nostra area sa che la Regione Lazio ha avuto grossi problemi nel rilasciare le autorizzazioni AIA quando fu introdotto il decreto. La provincia di Latina fu l'unica che riuscì nei tempi e nei modi a raggiungere questo importante obiettivo, quindi l'EMAS fu promotore di un tavolo di concertazione che ci portò tutte le aziende all'AIA nei tempi previsti. Progetto Revetland, noi ci troviamo all'interno della nostra provincia, esiste il Parco Nazionale Circeo, è stato realizzato su un progetto LIFE un'attività di fitodepurazione diffusa, e su questo abbiamo dato importanti contributi. La bandiera blu per esempio del comune di Latina, che è stato, diciamo, un risultato storico visto il punto dal quale si partiva. Quindi anche noi abbiamo dato un contributo per il raggiungimento di importanti obiettivi al nostro territorio. Vengo, diciamo, poi all'attualità. L'idea era quindi di avviare questo progetto, trasmettere l'importanza di un progetto come questo sul territorio che vuole avere una vocazione oltre che manifatturiera anche turistica, e poi lasciarlo alle amministrazioni. Per tutta una serie di motivazioni, ma in particolare oggi il riassetto istituzionale con la del Rio, purtroppo queste istituzioni non hanno, e questo è un po' il rimpianto, una grande opportunità che viene secondo me persa, non hanno raccolto l'idea di acquisire la guida e la governance del comitato per poi portare avanti il progetto. Quindi, ahimè, le aziende dopo ormai, ripeto, 6-7 anni di attività ritengo che il loro obiettivo è raggiunto, non intendono né investirci ulteriore tempo e risorse, e quindi oggi l'amministrazione ha lasciato un pochino, ha depauperato un po' questa eredità che era la nostra intenzione lasciargli, ovviamente a titolo assolutamente gratuito. Per fare un esempio, abbiamo avuto proprio difficoltà operative a trasferire la presidenza del comitato promotore da un rappresentante che avevo io delle aziende ad un ente. Oggi a fatica il presidente del comitato EMAS della provincia di Latina è il presidente della provincia di Latina da alcuni mesi, ma è stato un processo assolutamente lungo che ha richiesto interventi importanti. Quello che ci saremmo aspettati è un maggior coinvolgimento da parte della Regione. La Regione ha finanziato il progetto nella sua start-up e io ho avuto modo di parlare con tutti gli assessori che si sono succeduti. Tutti hanno riconosciuto l'importanza di un progetto come questo, un progetto veicolo all'interno del quale poi veicolare tutte le politiche ambientali del territorio. Purtroppo nessuno di questi è riuscito a far propria, dicevo, quindi la governance di questo progetto e estenderla all'intero distretto, perché noi parliamo del distretto chimico farmaceutico della provincia di Latina, abbiamo poi altri distretti all'interno della Regione Lazio. Pensavamo di estendere l'attività anche all'agroalimentare, perché ci si è resi conto, e questo è stato uno dei valori aggiunti che abbiamo portato, che ad impattare sull'ambiente maggiormente non erano tanto le aziende chimiche farmaceutiche piuttosto quanto il settore agricolo, e quindi si pensò di coinvolgere anche il settore agroindustriale in questo progetto, che purtroppo però per carenza di interlocutori istituzionali non c'è stato. Questa è, ecco, in breve la testimonianza che mi sentivo di portare. La ringrazio ancora e vi lascio le ultime. Grazie, brevissima testimonianza, ma con un appello molto, molto ampio. Due minuti prima di recarci in fondo alla sala, tutti quanti. Due cose sono emerse questa mattina. Parto dall'ultima: presenza di una amministrazione miope rispetto a certe tematiche. Abbiamo visto amministrazioni che in qualche modo si sono date fare attraverso progetti di coinvolgimento più comuni e quant'altro. Quindi amministrazioni a velocità diverse, ma tutte e due con un problema attuale. Chi cammina
è trovare una motivazione più valida del percorso, chi invece dorme bisognerà cercare di svegliarlo. Anche perché oggi pubblica amministrazione significa non più un soggetto dormiente come lo conoscevamo da fine anni fa. C'è anche una serie di normative che tirano per la giacca la pubblica amministrazione, non per l'ultimo collegato ambientale, ma parlo anche della codice della parte, parlo anche della 221. Quindi una serie di normative che chiedono alla pubblica amministrazione di essere presente, di essere attiva sul territorio. Questa è la situazione che magari vedremo nel pomeriggio come poter affrontare, come centrare in termini di elementi. Ma l'elemento fondamentale è questo: non può più la pubblica amministrazione stare a guardare quello che avviene, deve gestire quello che dovrà avvenire sul proprio territorio o più territori allargati, parlando di pubblica amministrazione, piccoli comuni e quant'altro. Questo è l'elemento. Si è parlato molto di incentivi, questo sarà l'incentivo. Si è parlato molto dei riconoscimenti, questi saranno i riconoscimenti. Quindi non più tardi medaglie o quant'altro, ma una politica di gestione del territorio condivisa con i soggetti che stanno sul territorio. Questa era un po' un'apertura a quello che sarà la seconda parte della giornata. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato al tavolo della prima parte, ci vediamo in fondo con una premessa: alle 2 si riparte, poiché qui alle 16 ci cacciano, me lo ha confermato prima il direttore che è sceso a fare il sopralluogo, quindi la preghiera è essere abbastanza precisi coi tempi, in modo tale che a lungo possiamo ripartire e fare la seconda parte della giornata.